Quinto giorno di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Bentornati, per chi è già collegato alla diretta del canale del Mezzo Fondiere. Oggi ci godiamo tante altre gare insieme, di qui fino alle 10 di sera. Abbiamo quattro gare che assegnano medaglia, tre al femminile e una al maschile. Abbiamo anche degli interessanti esordi, come ad esempio quello di Filippo Torto sui 200 metri. Intanto saluto Cap. Come sempre però partirei da riassunto di quello che è successo negli ultimi istanti di queste Olimpiadi per quanto riguarda l'atletica. Certo, posso citare en passant il fatto che abbiamo ottenuto altre medaglie, ad esempio nel misto con la carabina, poi mi aiuterete, insomma non sono esperto, però una medaglia arriva dagli spari, possiamo dire così. Altre medaglie che arrivano dal nuoto, abbiamo visto ieri medaglie che sono arrivate dal tennis, quindi l'Italia attualmente, considerato tutti gli sport, sta già avvicinando il limite delle 10 medaglie d'oro vinte nelle scorse edizioni delle Olimpiadi a Tokyo. Il record assoluto dovrebbe essere di 14 medaglie d'oro ottenute a Los Angeles ormai più di 30 anni fa e vedremo se saremo in grado di batterlo. Abbiamo ancora una settimanella buona di gare e ancora l'atletica che deve esprimersi con medaglie, cosa che per ora purtroppo non è ancora successa. Skit Pietro, grazie, ecco, sapevo che avresti dato l'informazione. Tu che sei, se non sbaglio, anche un appassionato di biathlon e di conseguenza quando si parla di armi, di centrare il bersaglio, sicuramente ne sai più di me. Vado velocissimo a quella che è riassunto della mattinata di oggi. Abbiamo avuto l'esordio di Sibilio nei 400 metri ostacoli, si è qualificato anche se con brivido rispetto fortunatamente ad altre gare. Qua c'erano, oltre che i turni di ripescaggio, c'è pure la ridondanza dei ripescaggi per tempo direttamente alla semifinale, e Sibilio appunto con 48 e 43 aveva perso di un centesimo il confronto diretto con Wilfred Apio per la Francia. Comunque c'è della semifinale dei 400 ostacoli, è comunque un buon tempo, una gara che sicuramente vivrà della sfida tra Warholm e poi qua dietro c'è Samba e, anche se un po' nascosto, vado a prendermi anche Dos Santos per il Brasile, che negli scorsi anni è stato fortissimo, quest'ultime apparizioni magari un po' appannato, e poi Rai Benjamin, che qua ha vinto la prima delle batterie con 48 e 82. Quindi nei prossimi giorni ci godremo anche un bellissimo 400 ostacoli al maschile a fare il paio con la sfida che sicuramente troveremo tra McLaughlin e Ball al femminile. Poi, nella mattina, abbiamo avuto anche la qualificazione del salto con l'asta donne, dove molto bene si sono comportate sia Bruni che Molinarolo. 4,55, tutto quello che ci voleva per essere qualificate. C'è ancora Stefanidi, una carriera lunghissima la sua, ma qua gli onori dell'essere favorite, strafavorite, dovrebbero essere soprattutto l'americana Katie Moon, anche lei ha cambiato cognome per matrimonio, se non sbaglio, e soprattutto lei in realtà, perché poi abbiamo anche forse Angelica Moser per la Svizzera, che potrebbe insieme a Nina Kennedy metterle i bastoni fra le ruote. Comunque una sfida che sicuramente è molto più avvincente per quanto riguarda chi sarà a vincere la medaglia olimpica rispetto a quella maschile, dove il leader indiscusso sembra essere soltanto uno. Perché parlo del salto con l'asta uomini? Perché stanno già a presentare quelli che sono i protagonisti della finale del salto con l'asta. È una gara lunghissima che quindi ci accompagnerà durante tutta la serata di oggi, motivo per il quale inizia praticamente subito. Io sono qua in attesa di mostrarvi quello che è a tutti gli effetti il dominatore delle ultime stagioni, ha già fatto già i suoi numerosi record del mondo, ovviamente Armand Mondo Duplantis, che si merita anche la copertina della giornata di oggi. Quindi il link dei pronostici è lo stesso di ieri, Cap, importantissimo che lo cambi, grazie per avermi dato questa informazione, mi sembrava di invece averlo modificato, un po' di multitasking allora, quindi il link giusto dovrebbe comunque essere sulla post che ho creato in cui pubblicizzavo appunto questa nuova giornata di mezzo scap, in cui potrete dare i vostri favoriti per i vincitori delle medaglie di oggi. Assegneranno medaglie la gara del salto con l'asta uomini, ma anche
quella dei 5.000 metri donne, dove avremo tra l'altro l'azzurra Nadia Battocletti, il lancio del disco donne e poi un ulteriore concorso femminile. Prima di dire cose errate vi condivido il sondaggio e così poi possiamo andare avanti. Per quanto riguarda la giornata di ieri, mi sono divertito molto a commentare i 100 metri maschili alle Olimpiadi, l'algoritmo mi ha tradito. Ecco, partecipate alla Mezzos Cup, perché pochi minuti dopo la fine della diretta mi sono accorto troppo tardi di aver lasciato un segmento di video troppo lungo e l'algoritmo si è incazzato. E questo segmento è stato una specie di cavallo di Troia, perché tanti altri spezzoni di live che vi ho mostrato sono stati improvvisamente riconosciuti e ho dovuto pazientemente durante tutta la notte toglierli. Ecco, per la sfida per il podio intanto arriva Ernest Obiena, atleta delle Filippine in grandissima crescita. Questo è il link che vi ho dato per partecipare alla Mezzos Cup. Vediamo se sono proprio le risposte del quinto giorno. Sì. Quindi premete qua sopra se volete votare, hanno già votato in 10 e oggi dunque, oltre all'asta maschile, oltre al lancio del disco femminile, oltre che ai 5.000 metri femminile, abbiamo anche gli 800 metri donne, ecco. Mi ero dimenticato, o meno, non ero assolutamente sicuro di ciò, quindi ho aspettato di vedere da altre fonti. Armand Duplantis, presentato nella finale del salto con l'asta uomini, e lui probabilmente ha già nella testa quello che per un atleta di questo livello è l'obiettivo, come dire, non direi minimo, ma quantomeno atteso. Intaccare ancora una volta il record del mondo che ha stabilito pochi mesi fa. Arrivare più vicino ai 6,30 m che ai 6,20 m. Un atleta ovviamente di un altro livello rispetto a tutti. Per il podio dovremmo pensare a misure intorno ai 5,95 e ai 6 metri. Purtroppo in questa gara Stecchi, per l'Italia, Claudio Stecchi non è riuscito a qualificarsi, ha avuto un periodo difficile come purtroppo parecchi azzurri dal punto di vista degli infortuni in quest'ultimo periodo, e dunque non era nemmeno al 100% e non è riuscito ad essere quindi tra i 12 adesso. Ciao Thomas, ciao Luca, Pietro, comunque Cap, Valtellina Runners, grazie per essere qua. Nella finale dell'asta vince Duplantis. Duplantis oppure Duplantis? Il Duplantis da record del mondo, il Duplantis da fare il compitino o il Duplantis un po' pazzo che può fare quello che gli pare? Penso che ci sia una proprietà discreta che nella Francia, che ha una cultura di salto con l'asta incredibile, voglia puntare ancor più rispetto ad altri eventi e ad altre occasioni proprio al record del mondo. Desalupe, Rossi e Tortu, Thomas, come giustamente hai citato, sono tra l'altro altri tra gli azzurri presenti, lo vedete anche scorrere qua sotto, ci sono le gare dei 200 metri uomini, si parte, e sono veramente curioso di sapere quella che sarà la forma di Tortu e Solu, e soprattutto se Diego Pettorossi potrà comportarsi bene alla sua prima vera grande occasione olimpica rispetto a Desalu e Tortu. I 200 metri sono un'altra gara nel quale siamo messi piuttosto bene, ci sono ancora alcuni dubbi su quella che è la condizione di Filippo su tre gare continue sui 200 metri, ma non è da escludere che abbiamo finalmente dopo tanti anni un italiano sotto 20 secondi anche in questa disciplina, dopo Mennea. Quindi vi ho detto delle situazioni, delle gare della mattinata, per noi è importante soprattutto quello che è successo nell'asta femminile e nei 400 ostacoli maschili. Purtroppo non abbiamo avuto nei ripescaggi dei 400 metri re, apparso in serie difficoltà ieri, o dei 200 metri sia Kaddari che Buongiorni, che hanno preferito puntare alla imminente staffetta 4%, e adesso partiamo con le qualificazioni dei 3.000 metri siepi. La gara parte in questo momento, la prima delle batterie vede un grande della disciplina che è stato inquadrato, adesso è in fondo al gruppo El Baccali, ma c'è anche l'azzurro Yassin Bui. Vado a leggere quella che è la composizione della batteria dei 3.000 metri siepi uomini. Abbiamo tre batterie in particolare, passano direttamente i primi 5 e quindi nessun ripescaggio.
Penso che non ci siano nemmeno i turni di ripescaggio in questa disciplina, sono limitati fino ai 1500 metri, dunque o la va o la spacca. E tra questi abbiamo appunto Yassin Bui, che ha avuto una carriera in cui è partito come 1500ista e poi si è spostato pian piano verso le siepi. Verrà accompagnato da uno degli zoglami, ovvero Osama Zoglami. Non c'è ala in questo momento. Le siepi azzurre che hanno avuto un minimo di calo rispetto agli scorsi anni, che sono culminati, se vi ricorderete, con la medaglia di bronzo di Cappinelli ai campionati europei del 2018, quando l'atletica faceva fatica in Italia a vincere medaglie. Ma anche con le grandi prestazioni vicine agli 8 minuti, i primati personali appunto degli zoglami. E purtroppo la vicenda un pochino ombrosa di Abdel Wahed, un siepista azzurro che negli scorsi anni è stato condannato per doping e dunque una macchia che un po' fa male anche al nostro movimento. Yassin Bui, dunque, è tra questi, sono in 12 iscritti, dicevo dell'importanza di tenere d'occhio Soufiane El Bakkali per il Marocco, ma c'è anche Seremme per il Kenya e Vale per l'Etiopia. Vale, Girma, sono veramente dei nomi tosti e se quello che hanno mostrato negli scorsi anni, soprattutto in Diamond League, verrà replicato qua, allora ci sarà veramente da divertirci nella finale che ci godremo, credo, tra 4 giorni. Sarà una delle ultime gare a segnare medaglia, quella dei 3000 metri siepi uomini. Poi c'è anche l'ugandese Leonard Chemutai, ed è relativamente avanti in questa fase di gara. Siamo quasi al primo chilometro. Abbiamo lo spagnolo Daniel Arsé, poi appunto Vale per l'Etiopia, Chemutai in terza piazza a lottare con il francese Daru, ma sono tutti molto compatti nel gruppo che sta conducendo, nell'unico gruppo anzi di questa batteria, con Yassin Bui che attualmente è in sesta, settima posizione. Ne approfitto per darvi, perché sta per arrivare il passaggio, eh sì, una gara relativamente lenta, per un'Olimpiade, 2,54 del primo chilometro, guidato in questo momento da Vale, che forse proprio ora inizia a accelerare, su Daniel Arsé per la Spagna e Chemutai per l'Uganda. Ploner, sulla vicenda di Abdel Wahed ci sarebbe un discorso, che era, confesso, ma ha avuto una scoletica molto lunga rispetto ad altri beccati per sostanze più gravi. Non sono così esperto a darvi i motivi, ma molto spesso si giunge a conclusioni. Per quanto riguarda noi, insomma, popolo, con dei quantità di dati ridotta. Quindi è veramente difficile, senza avere tutti gli elementi, capire il motivo, di certe decisioni, ed è forse per questo motivo che, almeno questa è la mia, idea, che ci dovremmo appellare semplicemente a quella che è la decisione, in questo caso, dell'antidoping, del tribunale antidoping, e commisurare l'entità del danno alla punizione ricevuta. Poi ovviamente ci sono tante teorie di cospirazione e non dico che alcune di queste non esistano, magari c'è stato veramente accanimento verso alcuni atleti, magari c'è qualche sistema che non vuole essere, come dire, intaccato, però nella maggior parte dei casi funziona avere l'assunzione che il comportamento sia, come dire, razionale ed onesto. Da parte di questi tribunali che cercano di combattere una piaga, questo converrete, come quella del doping. D'altra parte, se ci concentriamo ancora su questa gara dei 3000 siepi, questa prima batteria è il momento in cui Vale, che era già in testa al primo chilometro, impone la sua progressione, sta venendo su molto bene anche Soufiane El Bakkali, e purtroppo Yassin Bui in questo momento è penultimo e ultimo, diciamo, del gruppo, perché c'è un altro atleta che si è staccato ancora di più. Dovrebbe trattarsi del lussemburghese Ruben Querin-Jean. Quindi Yassin Bui, che sta cercando di rimanere aggrappato a questa possibilità di qualificazione, il ritmo è notevolmente migliorato in questa fase di gara. Siamo dalle parti del minuto e 3, minuto e 4 di passaggio al giro, quindi dal primo chilometro in poi si sono messi a tirare come se fosse una gara da meeting, dalle parti dei 2 minuti e 40 chilometro. Abbiamo quindi Vale in testa, ancora l'Uganda con, eccoci, ci siamo finalmente, passaggio a 2000 con Leonard Chemutai,
Arsè per la Spagna, El Bakkali per il Marocco, Serem per il Kenya, Daru per la Francia, Yaziri per la Tunisia, Bebendorf per la Germania, Querinjan era più avanti, era tattica e si era un po' staccato. Bui in questo momento ha 5 secondi di ritardo su questo gruppo che sta continuando a pestarla dura. Non ti risulta comunque, Petro, che fosse recidivo? Allora, non ho proprio abbastanza dati per giudicare questa cosa e ve lo dico francamente, non riesco a interessarmi troppo alla cronaca nera del doping perché ho proprio rigetto mio personale. Thomas, riportiamoci alla gara appunto con il tuo commento. Bui in questo momento paga il ritmo impresso dall'Etiope e il distacco purtroppo aumenta. La sua posizione è intorno alla decima undicesima, saremo forse con 10 secondi di ritardo. L'unico che in questo momento resta aggrappato alla possibilità di qualificazione è il tedesco Bebendorf, attualmente ottavo, spunta Bui nelle immagini in questo momento. Abbiamo 600 metri ancora alla conclusione, siamo nel rettilineo opposto a quello del traguardo e poi sarà suono della campanella. La prospettiva di un qualificazione facile da parte sia di Vale per l'Etiopia che di El Bakkali, che ha un'andatura molto molto compassata in questa fase di gara. Questi due grandi favoriti dietro fanno molto più fatica. Adesso che ci avviciniamo alla campana dell'ultimo giro sta spuntando il francese Daru. Il passaggio è in 5.39, quindi sono andati quasi a 2.40 il chilometro precedente, segno di un gran ritmo. 2.40 è un po' la cartina tornasole della gara eccezionale nelle siepi, anche perché andare sotto gli 8 si fa molto raramente. Ecco che El Bakkali si sveglia, siamo proprio a 350-300 metri dalla conclusione in questo momento. El Bakkali davanti a Vale e adesso sale su anche il tunisino Yaziri, anche se sono parecchi ormai i metri scavati dai primi due che vi ho citato sugli altri, e scompare un po' Yassin Bui, è sempre undicesimo ai 2 chilometri, ma non abbiamo altri riferimenti nell'ultimo giro, sono forse 10-15 secondi di ritardo, sicuramente non è ancora spuntato tra i primi 10. L'ultima riviera, superata piuttosto bene, anche se mettendo il piede sull'ostacolo da parte di El Bakkali, che in questo momento ha staccato anche Vale, e dietro cercano di risalire, sono in 6 a giocarsi 5 posizioni. Uno di questi forse dovrà sicuramente pagare, forse il keniano Serem. Vediamo questa bella volata finale con El Bakkali in assoluto controllo e dietro un grandissimo rassembramento per poter cercare di carpire le 5 posizioni necessarie per andare in semifinale. In semifinale l'unico che si è veramente gestito bene è El Bakkali, gli altri hanno fatto più fatica. Vale sembrava essere più tranquillo fino quasi all'ultimo giro, poi anche lui un po' appagato. Arriva al traguardo in questo momento Yassin Bui, tempo intorno agli 8.40, quindi purtroppo mai nei giochi. Sembrava esserlo stato un pochino di più nel primo chilometro, ma il ritmo era molto diverso rispetto a quello degli ultimi due. L'ultimo chilometro è stato addirittura sotto i 2 minuti e 40. Quando El Bakkali si è svegliato non ce n'è stato per nessuno. Questa è la classifica, questi 5 che arrivano. Intanto c'è stato questo piccolo dettaglio particolare, motivo per cui il keniano Serem non è riuscito a qualificarsi. In realtà stava facendo questo incredibile recupero per non essere stato in grado di superare la riviera, era troppo a sinistra, ha dovuto fare il giro e risaltare l'ostacolo e quindi questo gli ha impedito di recuperare fino al quinto posto. A superare il turno sono dunque El Bakkali, Chemutai, Vale, Arsè, Yaziri. Non ce la fa appunto Serem, tempi molto buoni da 8.17 e 8.18. Il tempo ufficiale di Yassin Bui in undicesima posizione è 8.40 e 34. Ciao Muto intanto. El Bakkali salta gli ostacoli con gran classe, sembra che faccia metà della fatica degli altri, forse questo è il motivo per il quale salta gli ostacoli con gran classe. Ha una falcata molto ampia ed è proprio una cosa veramente difficile l'essere in grado di far sì che le siepi non ti stanchino più che correre un 3000 senza, ecco. El Bakkali ha questa grande caratteristica di riuscire ad adattarsi molto bene alla presenza dell'ostacolo. Si è visto come si è stancato tanto nella fase finale, ad esempio Getnet Vale, che è un atleta da primi 5 nel ranking mondiale e un atleta che sicuramente è lì per una possibilità di medaglia. Peccato per Yassin,
Onestamente, 3.000 siepi non ti piacciono, Pietro? Allora, ieri, se non sbaglio, eri tu che dicevi che non ti piaceva il martello? Ora non ti piacciono nemmeno 3.000 siepi. Ma spero che tu trovi delle gare che ti piacciono di qui alla fine. Sicuramente il salto con l'asta è molto spettacolare. E ora che ci avviciniamo alle prime battute di questo salto con l'asta, vedo già un atleta dietro, nel piccolo schermo, almeno nello schermo, nel maxi schermo, ma lo vedo piccolo qua nella soggettiva dello stadio. Posso anche andare a vedere quella che è la progressione del salto con l'asta uomini. Se abbiamo 5,50, 5,70, 5,80, 5,85, 90, 95, 6, penso che Duplantis già nelle qualificazioni ha fatto vedere di iniziare con misure alte. Lo potremo vedere in gara forse a 5,80, poi farà un 5,90, poi vedrà quanti atleti sono rimasti. Per ora i suoi avversari sono Guttormsen per la Norvegia, Wang per la Cina, Karalys per la Grecia, Kendricks per gli Stati Uniti. Attenzione a questo forte americano, tante volte medagliato mondiale, Lita Bere per la Germania, Marshall per l'Australia, Obiena, dicevo anche prima, la crescita del filippino, Schajma per la Turchia, Vlon per l'Olanda, Zernikel per la Germania, Kreis o Krais per la Lituania e Duplantis appunto per la Svezia. Tutti hanno superato il 5,50, Duplantis aspetta prima di entrare in gara. È forse questa la prima finale importante alle Olimpiadi da 12 anni senza Renault Lavieni, quindi è molto particolare, dicevo, della grande scuola francese nell'asta, che in questa finale non ci sia nessun Lavieni o anche altri atleti di questa nazionale presenti. L'Europa che è rappresentata comunque da Germania, Olanda e Svezia, soprattutto con Duplantis. Sta per partire la seconda delle batterie dei 3.000 siepi, dove abbiamo anche il secondo degli azzurri. Poi leggerò, Pietro, quelle che sono le tue discipline preferite. L'asta molto spettacolare, esatto. Ti dispiace che manchino anche Lightfoot e Nielsen, quindi l'America comunque è rappresentata da Kendricks, che però, se non sbaglio, era quello che negli ultimi anni aveva pagato un po' di più nei confronti di questi altri talenti, appunto americani, che però non sono presenti. È una gara di asta in cui alle spalle di Duplantis c'è un bello stravolgimento rispetto ai nomi a cui eravamo abituati, nomi che entrano, nomi che escono. E sicuramente, come dire, difficile pensare che venga fuori presto un possibile avversario di questo fortissimo svedese. Però è interessante vedere che nazioni che non hanno questa storia del salto con l'asta si affaccino ad altissimi livelli, dicevo appunto con le Filippine. La seconda batteria dei 3.000 siepi è partita circa da 40 secondi, ormai però è piuttosto. Il ritmo è diverso rispetto alla prima, è piuttosto brillante e abbiamo ancora nelle posizioni di rincalzo l'altro azzurro, Osama Sloghrami, che è presente a difendere i nostri colori. In questa disciplina abbiamo in particolare Carabagnà per l'Andorra, Miellet per la Francia, Kibiwot per il Kenya, il nome grosso di questa batteria, Wilkinson, Stati Uniti, Abarta per la Repubblica Ceca che si è appena fermato, Schneider per la Germania, Sabile per l'India, Firewu per l'Etiopia, Tindoft per il Marocco, Clark per l'Australia, Miura per il Giappone, appunto Osama Sloghrami, che quest'anno ha fatto 8,19,54, riprimato a 8,11. Difficoltà anche per Miura, Sloghrami si trova appena davanti al giapponese, credo in decima posizione, il ritmo è notevole rispetto alla prima delle batterie, che è andata forte soprattutto a partire dal secondo chilometro, perché qua il primo chilometro rischia di essere dalle parti dei 2,45, quindi sono piuttosto avanti. Dos Santos, Mewtwo dovrebbe esserci. Allora, forse la memoria. No, non c'è Dos Santos, ecco. No, non. Allora, sta parlando degli ostacoli. Ho questo vuoto mentale. Devo pensare forse a troppo. Allora, ce l'abbiamo negli ostacoli. Sì. Non c'è nell'asta. Kendrick è stato l'ultimo a battere Duplantis a Doha nel 2019. Ah, ok, lo stavi confondendo. Brass da Silvia, non c'è nessun brasiliano nella gara dell'asta.
Ok, Pietro dice che è stato squalificato per doping, ma non sono abbastanza ferrato, come dicevo prima, sull'argomento per poter confermare o meno. Sono passati al primo chilometro, intanto gli atleti delle Siepi. Peculiare il fatto che a guidare la gara sia stato l'indiano per ora Sabile, 2:48, quindi un signor passaggio. In questo momento Osama Soglami è in nona posizione, 2:44,2, quindi è staccato di circa 4 secondi. Adesso che forse il ritmo si è leggermente calmato, sta tentando un difficoltoso, ma non per questo impossibile, recupero. Osama ha fatto dei tempi simili a quelli che hanno permesso la qualificazione degli atleti della prima batteria. Adesso è nel gruppetto del sesto circa, mentre il salto con l'asta, almeno la regia del salto con l'asta, fa vedere il tentativo di Kendrick, almeno lo faceva vedere perché adesso mi è cambiata la diretta. Seguo tramite ZDF e ZDF ha deciso di non farmi vedere più l'atletica. Sono costretto dunque a cambiare al volo e trovarla qua. Eccoci, c'è almeno un replay del salto di Kendricks ai 5,70. Molto alto sull'asticella. Certo, non vi ho fatto vedere correttamente tutto il video, c'era una parte tagliata. Però Kendricks si è comportato molto bene ai 5,70. Credo che la gara si infiammerà più velocemente di quanto pensassi, perché insomma siamo già delle quote importanti. Certo, Kendricks era uno dei primi nell'ordine di lancio. Torniamo ai 3.000 siepi. Dunque, abbiamo la metà gara superata da poco, con una sfida che, fatto da parte l'indiano, è tornata ad essere Etiopia contro Kenya. Soprattutto Kibiwot per quest'ultima formazione è favorito, ma molto bene anche l'etiope Firewu, che era nelle posizioni che contano anche nel primo chilometro, ed è risalito su molto bene anche Ryuki Miura per il Giappone, attualmente in terza piazza. E il gruppetto a cui è agganciato Zoglami è quello del quinto classificato, cioè il francese Miellet davanti a lui, che era partito ben più brillante. E adesso abbiamo circa 3 giri nella quale cercare di continuare a recuperare. Forse, ad esempio il marocchino Tindouft, ma anche l'indiano Sabel, ora a questo punto dovrò imparare a pronunciarlo. Comunque questi atleti potrebbero pagare un po' l'inizio brillante e forse dunque la gestione di gara da parte dell'Azzurro potrebbe essere quella giusta. Continua a recuperare in questo momento Zoglami, si sente in grado di prendere la testa di questo gruppetto inseguitore, sono in 5 direttamente davanti e quindi la sfida è tra quelli che sono virtualmente classificati alla semifinale e quelli che cercheranno di accedervi. Adesso non è più Zoglami in testa al gruppetto inseguitore, ma è tornato il francese Miellet. Il passaggio sulla Riviera, 5:42, abbiamo poco più di 2 giri alla conclusione in questo momento, ma sembra che sia possibile il riaggancio. Il tandem Francia-Italia sta permettendo a questi due, tirandosi dietro altri due atleti, di rientrare sui 5 in testa. Adesso lo sforzo di Zoglami cerca di farcela prima che aprino le danze con la volata dell'ultimo giro. Zogramma magari è un po' in difficoltà nel cambiare il ritmo. Abbiamo visto, se non sbaglio, era proprio Osama Soglami a fare quell'azione spettacolare nella finale dei 3.000 metri siepi ai campionati europei, cercando di andare in fuga e poi essendo ripreso proprio all'ingresso dell'ultimo giro. Quindi per lui è fondamentale cercare di essere tra quelli davanti prima che diano fuoco alle polveri e sperare che uno di questi. Ora, pensavo che l'indiano Sabel riuscisse un pochino di meno a reggere, invece adesso è addirittura in seconda posizione, appena dietro al keniano Kibiwot. Il passaggio ufficiale ai 2000 metri è 5:28, quindi sono, a differenza della prima batteria, un po' rallentati rispetto al primo chilometro. Si lamenta un po' l'etiope Firewu con chi dietro l'ha ostacolato durante la riviera. Kibiwot, Sabel, Tindouft, Firewu, abbiamo una rappresentativa di atleti da Etiopia, Kenya, India, Marocco. Rimane in quinta piazza Miura. Adesso purtroppo è un po' aumentato il distacco di Zoglami che continua a inseguire in sesta posizione. Iniziano a scaldare i motori per l'ultimo giro, gli atleti di punta, soprattutto
In questo caso il marocchino Tindoft e poi in seconda piazza Kibibot e in terza Firewo. Anche Miura si comporta molto bene per in questo momento occupare la quarta posizione. C'è una sfida Kenya-Etiopia in questo momento alle spalle del marocchino di testa e ora inizia a cedere un pochino l'indiano Sable, ma il distacco è notevole nei confronti di chi lo insegue, almeno 30-40 metri, e quindi dovrebbe ancora farcela. Si guarda indietro, ma niente da fare, come niente da fare anche per Osama Zoglami, che dopo aver dato tutto per cercare di tornare tra i primi 5 adesso sta cedendo e perdendo posizioni anche nel gruppetto degli inseguitori. La vittoria arriva in questo momento per Tindoft, Marocco. Primato personale di 8, 10 e 62, quindi un ultimo giro corso probabilmente sotto il minuto. Niente da fare, dicevo, per Zoglami, che chiude poco oltre il suo primato stagionale, poco oltre gli 8 minuti e 20. Una gara comunque buona, ma non la gara del picco di forma, purtroppo, la gara dove ha dato il massimo in questa stagione, quindi per forza di cose c'è un pochino di delusione. Comunque non si è comportato male, ha cercato di reagire, ha cercato di tornare nel gruppo di testa quando per lui era necessario. Quindi comunque onore alla prestazione di Osama Zoglami. Risultati che vedono tra i qualificati Tindoft 8.10.62, Firewo 8.11.61, Kibibot 8.12.02, Miura 8.12.41 e poi Sable per l'India 8.15.43. Wilkinson 8.16.82, ci stava quasi riuscendo a recuperare l'americano, Carabagna per Andorra 8.19.44 e poi Zoglami 8.20.52. Gli Stati Uniti ci hanno superato, Wilkinson appunto, come avevi anticipato Thomas, ma era quello che Osama doveva fare, anche considerate le sue caratteristiche, cercare di recuperare e poi sperare che altri non lo facessero. Duplantis entra ai 5.70, quindi non 5.80 come immaginavo. Uno sguardo all'esordio di Armand Mondo Duplantis. I soliti 40 cm sopra l'asticella, per lui una pratica da sbrigare, questa del finale degli 800, del salto in alto, salto con l'asta uomini. Scusatemi che mi sono un po' incartato. Aspettavo che la regia internazionale mostrasse tutte quelle analisi tanto fighe per capire quanti metri sopra l'asticella Duplantis è passato. Forse è passato... No, qua dice 35.77 centimetri. Ad occhio sembra parecchio di più. Quello che è certo è che Duplantis è tranquillamente sopra i 6 metri, praticamente dopo aver fatto colazione, preso un cappuccino e con il cornetto ancora in pancia riesce a saltare 6 metri così, senza riscaldamento. È un'altra categoria rispetto agli avversari. Quello che voglio farvi vedere adesso, invece, ora che abbiamo un po' decantato i risultati della seconda batteria delle siepi, esatto, e i risultati, le cose che avete votato per la mezzo scap, quindi per il nostro gioco di scommesse, e poi tra una quindicina di minuti chiudo i voti. Certo, non ha senso chiuderli troppo presto, quindi vi invito ancora una volta, per chi non l'avesse fatto, copia ancora una volta il messaggio nei commenti a votare, avete tempo, diciamo, fino alle 8. Non ha senso chiudere adesso i voti, perché che Duplantis salti 5.70 o meno non è così indicativo per la misura finale che farà e anche per decidere chi vincerà questa gara del salto con l'asta uomini, perché è così palese il vantaggio che tutti voi avete appunto indicato lo svedese. Quindi Duplantis è il vostro vincitore e il mio anche del salto con l'asta uomini. Per quanto riguarda la misura, in molti hanno indicato qualcosa intorno a 6.20, in tanti hanno scritto 6.25 perché sarebbe un ulteriore record del mondo. C'è chi però invece non è convinto che si facciano così grandi misure, quindi 6.04. Ed ha senso dire che Duplantis faccia 6.04 oggi, ovviamente non è auspicabile, ma mi immagino che per lui 6.04 sia più o meno, come dire, la misura di riscaldamento prima di provare il grande salto a 6.25. E magari questo 6.25 non arriva per chissà quale errore, allora rimane 6.04 come misura del vincitore. Tra l'altro ieri, per un più o meno situazione simile,
Ma Uchik ha vinto il salto in alto soltanto, si fa per dire, con 2 metri. Lei che ci aspettavamo almeno dalle parti dei 2.05-2.06 e forse chissà, record del mondo fatto qualche tempo fa, 2.10. Per quanto riguarda invece il disco donne, abbiamo una Alman che è strafavorita, viene fatto anche il nome di Feng, la cinese Feng, e poi Perez, se non sbaglio, per Cuba. Quindi abbiamo, come dire, anche qua un nome preponderante, le misure che vanno a cavallo tra i 60 e i 70 metri. Abbiamo poi anche le statistiche delle vostre preferenze per la vincitrice della gara dei 5.000 metri. Io ho fatto il nome di Tsegay perché mi sentivo creativo, ci sono in tanti che invece hanno preferito Kipegon, che sta cercando di allungare dai suoi prediletti 1500 metri per andare ad essere a tutti gli effetti una capace di doppiare sui 1500 e sui 5000. Nessun voto per Sifan Hassan, che aveva dichiarato prima di queste Olimpiadi di voler fare la tripletta d'oro 5000, 10000 e maratona, cosa che era successa soltanto ad Emil Zatopek. Voti che vanno anche ancora a Kenya con Chebet. Ah no, scusatemi, sono 2 voti per Tsegay perché viene nominata anche qua. Sta per iniziare la terza batteria dei 3000 siepi. Ci tengo un occhio, Thomas, non ti preoccupare, sono qui pronto. Tra l'altro sarà la batteria con Girma, abbiamo ancora quel minutino per potervi far vedere le ultimissime previsioni. Comunque tempo intorno a 14.10, 14.20, tutto dipenderà da quanto tattica sarà la gara, e questo potrà aiutare Nadia Battocletti, presente, per avere il traino giusto per fare forse ancora un record italiano. Poi, l'ultima gara in questione, quella degli 800, che assegna medaglie in questa giornata, gli 800 metri, donne, tranne un voto a Mora, tutti sono per Kelly Hodkinson, che ha mostrato di essere la più forte anche nelle semifinali e durante tutto il percorso olimpico. Tempi che vanno da 1.54 a 1.55 e potrebbe anche starci, anche se comunque sarebbe incredibile e molto vicino anche al record mondiale, un record olimpico. Diciamo con una probabilità non così risibile, e sarebbe ovviamente un finale col botto di questa giornata. Non dico che sia una cosa scontata, però prima o poi, passato il periodo d'oro degli anni 70-80, con tutti i problemi, con tutte le probabili abusi di sostanze, prima o poi questi tempi andranno di nuovo avvicinati, anche con l'aiuto delle scarpe della pista. E Kelly Hodkinson, ecco lei la quale è più indicata in questo periodo a poterlo fare, considerato anche l'1.54 che ha realizzato recentemente in questa che è a tutti gli effetti la sua miglior stagione, almeno per quanto riguarda i tempi. Partita, l'ultima delle batterie dei 3000 siepi, non ci sono ripescaggi in questa gara e quindi sono ufficialmente fuori sia Zoglami che Bui. Quest'ultima batteria è la batteria con il grande favorito e sfidante di El Bakkali, ovvero Girma, che abbiamo mostrato qualche tempo fa. In particolare, tra gli iscritti, oltre a Girma, abbiamo come nome importante Beamish, per la Nuova Zelanda, uno dei atleti caucasici, diciamo, più forti della disciplina, e c'è poi anche il keniano Koech, che però ha visto anni migliori, è comunque dato come 8° del ranking e quest'anno ha fatto 8.18 e 45. Il salto con l'asta continua, con un numero discreto di atleti che hanno superato i 5.70, è il turno ad esempio in questo momento del turco Shashma, che ha superato molto bene questa quota, ha raggiunto un'elevazione forse paragonabile a quella di Duplantis. Sarà forse lui la sorpresa per il podio del salto con l'asta uomini? Ersu Sajma, in questo momento a quota 5.70, e pronuncio lo esce così perché c'erano questi segnettini sopra che ho interpretato si dovessero pronunciare in questo modo. Magari non è così, poi stiamo a vedere. Quindi una batteria che ha ancora 12 iscritti, questa delle siepi uomini primati che vanno, tranne Girma, che ha addirittura 7.52, le sue incredibili sfide con il Bakkali, sono comunque dalle parti degli 8.15, 8.20. Pronuncia giusta, Pietro, sono contento che qualcosa riesca ad azzeccarla, ti rendo il mio, come dire, addetto ufficiale alla cura della pronuncia degli atleti. La gara delle siepi di quest'ultima batteria è forse quella più tattica tra le tre che abbiamo visto.
siamo ancora a 2,36 all'approccio alla Riviera, poco dopo gli 800 metri, quindi il tempo rischia di essere dalle parti dei 2 minuti e 55 per quanto riguarda il primo chilometro. Pietro, interessante questo riferimento. Il record olimpico è ancora il 6,03 di Braz a Rio. Ecco perché qualcuno di voi ha messo 6,04. Allora ha molto senso che il primo step della gara di Duplantis, una volta che hai risolto la questione vittoria, sia puntare a fare 6,04 il record olimpico e poi punti quindi a fare il 6,25 record del mondo. Molto interessante questo insight sulla competizione. Si vede, Pietro, che il salto con l'asta è tra le discipline dell'atletica che ti piacciono. Si poteva fare un pronostico direttamente per il secondo che è vincitore, K. Sai che a questo punto sarebbe stato più interessante? C'è un gioco simile per la federazione internazionale di scommesse, se possiamo dire così, gioco sull'atletica leggera a queste Olimpiadi, che invece di inserire il fattore, la variabile tempo o misura del vincitore, inserisce la variabile dacci i tre nomi che secondo te sono sul podio. Io non l'ho fatto per due motivi. Sarebbe stato più complesso da fare per voi, mettere tre nomi anziché uno, e poi più complesso da me, per me, per stilare le classifiche. Però forse in futuro possiamo fare delle sperimentazioni, quantomeno in gare dove il vincitore è fin troppo scontato, come avete detto voi. Anche se, ma ora, cioè, è veramente incredibile se succede, però Doha 2019 è il caso di una gara nella quale Duplantis doveva vincere e poi non l'ha fatto. Ovviamente adesso Duplantis ha molta più esperienza ed è ancora più dominatore, però stiamo a vedere. Il primo chilometro è passato nella gara della terza batteria delle siepi uomini, ritmo da 2,57 con Koech che conduce le danze, Girma addirittura è a metà gruppo, dato per settimo, e continua a essere intorno alla settima piazza in questo momento. Siamo intorno al chilometro e 300 metri dal via, chilometro e 400. Tra gli altri nomi interessanti, ovviamente un gruppo completamente compatto, Ratainen per la Finlandia in dodicesima piazza, a questo mezzo metro di ritardo rispetto a Beamish per la Nuova Zelanda, anche lui messo piuttosto indietro in questo momento. Abbiamo superato la metà gara con Koech che sta guidando davanti al tedesco Ruppert, addirittura, non certo il più favorito, e poi si fa avanti anche l'americano Rooks per la terza piazza. Iniziano forse adesso a scalpitare, non forse in testa con Koech che è piuttosto tranquillo, ma quantomeno per le posizioni dietro. Ricordo, come nelle batterie precedenti, sono i primi 5 a superare il turno e non ci sono ripescaggi, non ci sono nemmeno turni di ripescaggio, dunque questo o niente. Sotto l'asta nelle siepi c'è l'acqua. Thomas, ho questa informazione? È particolare, poi ce la spieghi meglio magari nei commenti. Le siepi forse... Ora, vi ricordate cosa è successo dopo la vittoria di Tambay ai campionati mondiali, che ha fatto il bagno nella Riviera? È stata interessante come scena. Le siepi ovviamente sono l'unica disciplina dell'atletica un pochino inusuale, dove ci sono questi elementi che sono mutuati da un passato che sembra veramente lontano. Le siepi ovviamente si sono formate nel panorama dell'atletica inglese di fine 800, ed ancora in quel momento io mi ricordo di aver letto un libro estremamente interessante, ve lo consiglio, lo trovate online, c'è il PDF, la guida all'atletica leggera, gli sport del pallone di Charles Montagu, questo che è stato uno dei fondatori della AAA, l'associazione atletica inglese, e che spiegava un po' tutte le discipline e che dava una visione, uno spaccato di quello che era l'atletica nel 1876, cosa estremamente interessante, e già a quel tempo le siepi erano date per una disciplina tipica molto particolare, e invece è sopravvissuta fino al 2024 e non sembra che se ne vada, quindi almeno questa specie di fossile dell'atletica leggera è molto affascinante per questo motivo. Un fossile dove si è svegliato intanto Lamesha Girma in testa davanti al keniano Koech. A due giri dalla conclusione, Girma fa vedere di cosa è capace, anche di quanto sia più facile sugli ostacoli rispetto al keniano, che ha avuto sempre fatica, ora che mi ricordo, nella carriera ad essere efficace, e di conseguenza anche solo passando correttamente gli ostacoli
Girma riesce a prendere qualche metro di vantaggio ogni volta sul diretto inseguitore. Sono andati su molto forte in 4, un giro e mezzo dalla conclusione? No, un giro dalla conclusione in questo momento, scusatemi. Fatemi vedere meglio, perché mi sono un pochino perso il ritmo dei giri precedenti, dovremmo essere però vicini al traguardo. Sì, sì, sono gli ultimi 200 metri in questo momento. Girma ha scavato 2-3 metri di vantaggio su un Kojic che sta cercando di difendere con le unghie e con i denti la posizione sull'americano Rooks, attualmente in terza. Molto bene, anche in quarta piazza dovrebbe essere il canadese Desgagnier. Aspettiamo per avere la conferma. Rettilineo finale in questo momento dominato dalla Mecha Girma. Fanno attenzione anche al recupero di Rupert per la Germania, per una quinta piazza che forse non arriva. Eccoci con il traguardo. Girma vince facilmente. Dietro, come anche nelle altre batterie, è Bagar. Il photo finish ci dà probabilmente in seconda posizione Kojic, in terza posizione Rooks, poi Jinaoui per la Tunisia, Desgagnier, che vi dicevo che si stava comportando molto bene in quest'ultimo giro, il recupero di Rupert che si ferma a un decimo dall'accesso alla semifinale, e dunque per lui circa 8.25.4 dovrebbe essere la beffa del primo degli esclusi di questa batteria. Un'altra grande sorpresa da questo punto di vista, o forse l'unica vera sorpresa nel novero di quelli che potevano essere favoriti per una medaglia, è l'esclusione diretta di Beamish, neozelandese, 8.25.9. Forse colui il quale soffre di più il fatto che non ci siano tempi di ripescaggio e il fatto che ovviamente la gara sia stata molto tattica. In questo replay si è visto per un attimo Jinaoui per la Tunisia, molto contento di essere riuscito a superare il turno. Abbiamo, come sempre in questi casi, tanti atleti molto vicini. Si va dall'8.23.89 di Girma all'8.25.28 di Desgagnier. Abbiamo dunque la... quando saltano per andare sul traguardo, Thomas. Ah, ok, ok. Grazie per la precisazione. Comunque, abbiamo la composizione ufficiale dei partecipanti. Attenzione! Qua c'è un QR, un qualificato per ripescaggio. Credo che abbiano permesso a Serem, per il Kenya, di entrare comunque per le difficoltà che ha avuto sulla riviera prima del traguardo. Non... In realtà è un motivo che... ad occhio non mi sembra così logico, però insomma Serem sicuramente era incampato in difficoltà durante la gara, non per stanchezza, ma proprio per non essere riuscito a saltare correttamente una riviera, e in questo modo lo hanno riammesso. Quindi coloro i quali ufficialmente accedono alla semifinale dei 3000 metri siepi sono, e ancora non hanno inserito quelli della terza batteria, sono Tindoft, Firewu, Kibiwot, Miura, Sabol, Wilkinson non ci riesce, El Bakkali, Chemutai, Wale, Arce, Yasiri, Serem, e poi dovremmo aggiungere questi 5 che sono Girma, Rooks, Kojic, Jinaoui e Desgagnier, con tutta probabilità. Quindi vi do questa, poi correggeremo in futuro magari. Questo è il replay dell'arrivo di Girma nell'ultima delle batterie dei 3000 metri siepi. Archiviata la questione siepi, purtroppo l'eliminazione dei due azzurri, posso iniziare a scrivere qua sopra Asta quello che... sì, ho ancora questi 10 minuti di mezzo scap, ma ormai evito di continuare a parlarci. Ci traghettiamo verso quelle che sono le prossime gare, in quanto alle 7.55 partono le batterie dei 200 metri uomini. E allora magari lo scrivo qua sopra. 19.55, 200 metri uomini, batterie. Gli atleti dei 200 metri, infatti, sono coloro i quali sono nella camera d'appello, pronti a rientrare. Si vede per un attimo anche Filippo Tortu. Filippo sembrava avesse già messo le mani sulla medaglia d'oro ai campionati europei di Roma, dopo quello che aveva fatto vedere nelle batterie, nelle semifinali, e invece purtroppo si è imballato in finale, e per questo motivo non è arrivato il successo. Altri nomi importanti: Arion Knighton, statunitense, ventenne, ha avuto qualche difficoltà con i controlli, whereabouts quest'anno, non ha partecipato in alcuni meeting importanti, forse per questo motivo c'è un po' di incognite sul suo stato di forma. Noah Lyles è più guascone che mai, ringalluzzito dalla medaglia d'oro di ieri nella gara dei 100 metri uomini. Do qualche informazione in più sulla gara dei 100 metri, forse l'ho analizzata un po' frettolosamente,
La gara che abbiamo visto ieri, una gara molto molto interessante sotto molti motivi dal punto di vista statistico, intanto perché è l'unica gara di un campionato mondiale olimpiade dove tutte e otto sono riuscite a scendere sotto i 10 secondi. È l'unica gara dove i primi 7 sono scesi sotto i 9 secondi e 90. La gara in cui Jacobs a 6 centesimi di secondo dal vincitore è comunque arrivato quinto, quindi pensate che tipo di competizione abbiamo ottenuto. A tutti gli effetti la gara dove il livello medio è stato più alto di sempre in un grande evento. Ovviamente il picco è diverso rispetto a quello che ti poteva dare uno Usain Bolt nel 2008 o nel 2009. Non si vince in 9,60 o giù di lì, si vince in torno ai 9,80, ma ad avere così tanti atleti capaci di fare prestazioni di questo genere ovviamente è un unicum nella storia della disciplina. E peccato per Jacobs, perché col 9,85 che ci ha dato ci stava che arrivasse una medaglia, alla fine era solo 2 centesimi da questo obiettivo. Il problema di Jacobs è stato purtroppo un lanciato finale non eccezionale. La partenza invece è stata stranamente super rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche, una partenza che lo vedeva davanti praticamente a tutti e aggrappato al podio fino a circa 30 metri dalla conclusione. Quindi quello che in teoria doveva essere il punto debole di Jacobs si è trasformato nel punto di forza. È mancato un po' il finale e la mancanza di fluidità rispetto a Tokyo 2021 si può ascrivere molto probabilmente anche a difficoltà fisiche. Si è visto dopo il traguardo Jacobs con la gamba fasciata, leggermente zoppicante, anche se poi fortunatamente ha rassicurato per la partecipazione alla staffetta. Concludo questo excursus sulla situazione dei 100 metri maschili e sulla situazione fisica dei atleti azzurri con una dichiarazione fatta da Jimbo Tamberi dopo che ieri aveva detto di avere avuto molto probabilmente calcoli renali che lo hanno bloccato a letto per qualche giorno, poco prima del grandissimo appuntamento olimpico. Tamberi sarà in qualificazione al salto in alto a qualunque costo, quindi sta finalmente tornando qua a Parigi per correre queste Olimpiadi nella sua gara di punta, cercando di vincere un altro oro nel salto in alto. Dovrà essere come sempre più forte di tutte le avversità, sperando che questo problema non lasci poi così tanti strascichi. Quindi vi ho dato anche il riassunto di quello che è successo ieri, di quello che succederà nei giorni successivi, la condizione dei due grandi campioni e punte di diamante del nostro movimento, Jacobs e Tamberi. Fanno vedere intanto in questo momento anche altri rappresentanti dei 200 metri, perché dopo le batterie dei 200 metri uomini avremo anche le semifinali dei 200 metri donne, in mezzo ci sarà la partenza del disco donne. Dovremo aspettare le 21.15 prima di avere una finale in pista, ovvero quella dei 5.000 metri femminili con Nadia Battocletti e alle 21.47 quella degli 800 metri con la strafavorita Kylie Hutchinson. Se c'è ancora qualcuno collegato sarà per me estremamente piacevole rispondere alle vostre domande, aspettando che arrivino altre gare importanti ed altri esempi da poter discutere e commentare in questa serata di atletica leggera. La regia inizia a concentrarsi di nuovo sul salto con l'asta uomini perché siamo dalle parti dei 5.80. Questo è Kendricks, vi farò vedere una volta che arriva il replay, comunque un bellissimo salto da parte di Kendricks. Sembra che tutti i partecipanti a questa gara di salto con l'asta uomini stiano dando il tutto per tutto, stiano riuscendo a fare delle ottime prestazioni. Grazie Cap per essere qua, perché non soltanto Biena, non soltanto il turco Sashka che abbiamo visto precedentemente, ma anche Sam Kendricks riesce ad elevarsi molto in alto sopra l'asticella posta in questo momento, vi ricordo, a quota 5,80. Quindi è probabile che abbiamo forse un podio con 3 atleti sopra i 6 metri e sarebbe anche questo forse un unicum della storia. Non mi ricordo se abbiamo avuto 3 atleti all'Olimpiade sopra i 6 metri, sicuramente 2 è probabile, 3 no. Quindi staremo a vedere, poi anche Pietro se vuole può darci delle informazioni e statistiche. 200 metri uomini. Fausto Desalù, cominciamo subito con l'Italia, sarà il primo degli azzurri a prendere le via, subito nella prima batteria.
La start list di questa prima batteria dei 200 metri uomini vede Traoré per la Costa d'Avorio, Van Niekerk per il Sudafrica. Questa me l'ero persa che il sudafricano abbia deciso di puntare direttamente ai 200 anziché 400. Pensavo che, non trovandolo su 400, non fosse presente all'Olimpiade. Invece qua, appunto su 200 metri, Fambulé per la Liberia in corsia numero 4, Caleb Low per l'Australia in 5, viene presentato in questo momento, in corsia numero 6 Komaschki per la Polonia, in 7 Zezé per la Francia, in 8 Svensson per la Svizzera, appunto in 9 Fausto Desalu. Peccato per la corsia così tanto esterna, per non avere troppi punti di riferimento, e il fatto che Svensson, che è subito all'interno, non sia tutto questo grande atleta, quindi dovrà veramente correre al buio. E ora sono veramente curioso, perché Van Niekerk, per chi non ha magari una memoria atletica troppo che va troppo indietro, fino al 2016 è stato il più forte quattrocentista della storia, poi un infortunio, mi perdoni Van Niekerk, stupido, perché un infortunio ottenuto non su un campo d'atletica, ma mentre stava giocando a rugby, se non sbaglio, con gli amici, è stato così tanti anni al di fuori delle posizioni e delle competizioni che contano e dalla condizione che gli compete, ha provato a tornare su 400 metri, ma adesso invece lo troviamo su 200, di primato comunque 19,84, quest'anno però fa soltanto 20,29. Già da queste batterie vedremo quello che riuscirà a fare di Salù, se è veramente in odore di sotto i 20 secondi sui 200 metri. E penso che sia comunque facile passare il turno, passano i primi tre, ma poi abbiamo anche i ripescaggi, quindi attenzione. Atleti dei 200 metri, prima batteria sui blocchi, di Salù in corsia numero 9, e la gara parte in questo momento. Purtroppo non necessario nella partenza di Fausto Desalu, molto meglio ad esempio nelle corsie interne Fambulé per la Liberia, ma anche soprattutto Fambulé, ma anche Van Niekerk. Rettilineo finale con Van Niekerk, Fambulé che sta venendo su molto bene, anche il francese Zezé a far bene, e a questo punto speriamo anche andare oltre l'obiettivo della semifinale, dritto in finale, a stuzzicare in questa competizione interna anche Filippo Tortu. E la partenza di Salù non era stata per niente eccezionale, il suo tempo di reazione 0.168 sì, ma le prime fasi di accelerazione sono state nettamente inferiori ad esempio al francese Ryan Zezé, che però nel rettilineo finale, guardate, emblematica questa situazione, Zezé che cede, va fuori anche Van Niekerk, solo Fambulé resiste al recupero prorompente dell'azzurro, che mulina le sue gambe, mulina le sue gambe veramente molto bene. Questo è un altro istantanea del traguardo, con Van Niekerk che comunque aggancia la qualificazione diretta. Pietro, Van Niekerk, grande rimpianto, sembrava un potenziale fenomeno ma si è rivelato troppo fragile. Io direi che fare un record del mondo è comunque una consacrazione, vincere un'Olimpiade è comunque una consacrazione, ovviamente come noi con il nostro Jacobs vogliamo che questi talenti siano una fucina di risultati e di medaglie. Purtroppo certe volte il destino ci si mette ad essere contrario. Non penso che Van Niekerk sia in forma da medaglia a queste Olimpiadi, considerata l'incredibile concorrenza, soprattutto americana. Non penso nemmeno che lo sia di Salù, ma l'obiettivo per l'Italia è di avere finalmente, e continuo a ripeterlo, un atleta sotto i 20 secondi e da lì costruire un grande futuro. E poi Filippo Tortu, che ha anche qualche anno di meno rispetto, non troppi di meno rispetto a di Salù, comunque è classe 97-98, ricordiamolo. Insomma, non è tutto questo atleta a fine carriera, solo è un pochino incostante, e dicevo, questa competizione interna con Desalu potrebbe aiutarlo a stuzzicarlo, a trovare gli stimoli giusti per potersi migliorare ulteriormente. Quello che è certo è che abbiamo sicuramente almeno un grande azzurro in questi 200 metri. Fambulé per la Liberia vince in 20,20, Fausto fa 20,26, Van Niekerk 20,42, Zezé 20,49, Svensson 20,54, Traoré anche lui 20,54, Low 20,75 e Komaschki 20,77. Quindi abbiamo già un tempo di riferimento. Considerato che le altre batterie saranno probabilmente su questi livelli, bisogna fare intorno ai 20,30, 20,40. Stavo per dire possibili tempi per il ripescaggio, mi sono ricordato che il ripescaggio è un turno a parte, quindi non ci sarà, a dispetto delle altre occasioni, delle altre gare internazionali.
Comunque, bene di salù, per torto dovremo aspettare un po'. A seconda delle batterie, infatti, verrà come piatto forte Hudson per la Giamaica. Filippo, se non sbaglio, sarà, eccoci, nella terza. Intanto un errore nell'asta maschile per l'olandese Vlon, se non sbaglio. Siamo ancora a quota 5,80. Filippo sarà, dicevo, nella terza delle batterie, anche lui in corsia numero 8, una corsia esterna che può essere noiosa nella curva, come la fine è stata per Desalu, ma vantaggiosa per avere l'accelerazione giusta, anche senza molti riferimenti. E qua il più forte sarà Letsile Tebogo per il Botswana. La batteria di Lyles, allora Bednarek è nella batteria numero 4, mentre Knighton è nella batteria numero 5, la batteria numero 6 invece vedrà Noah Lyles. Fatemi vedere che non... Ecco, Petto Rossi sarà nella batteria numero 4, quindi ancora questa batteria che ha come nome forte Hudson per la Giamaica, come vi dicevo, e poi avremo altre due batterie con gli azzurri. Secondo Thomas addirittura è alle 20.30, no, ti correggo, alle 20.09 secondo il sito della Federazione Internazionale. Quindi Filippo Tortu corre alle 20.09-20.10 circa. Non andare a cenare e poi torni alle 20.30 e ti lamenti di non aver visto Filippo, ecco. Petto Rossi invece corre alle 20.16, Lyles gareggia alle 20.30. Lyles gareggia alle 20.30, sarà l'ultimo a prendere il via insieme ai rappresentanti della sesta batteria in queste qualificazioni dei 200 metri uomini. Leggo brevemente la composizione nel dettaglio della seconda delle batterie. Onwuzu Rike per la Nigeria, Orogot per l'Uganda, Nemec per la Repubblica Ceca, Gonzalez per la Repubblica Dominicana. Tra l'altro un errore, quando raccontavo di Thea Lafond nel salto triplo ho detto per sbaglio che fosse della Repubblica Dominicana, in realtà è di Dominica, uno stato ancora più piccolo che ha ottenuto un per lui storico medaglia d'oro alle Olimpiadi. Poi c'è Correa in corsia numero 6 per il Brasile, Hudson per la Giamaica già citato in corsia numero 7, Almiron per il Paraguay in 8 e Mackay per le Bahamas in corsia numero 9. Questi i rappresentanti della seconda batteria dei 200 metri uomini, batteria che prenderà il via tra pochi istanti. E dunque siamo di nuovo in gara. Batteria numero 2, attenzione alla maglia gialla di Hudson in esterna. Ha già staccato ad esempio il brasiliano Correa in questo momento. L'ingresso nel rettilineo vede un Hudson con circa 2 metri di vantaggio con all'interno il nigeriano Ovunzurike. E attenzione però a questo recupero finale, perché Hudson a sorpresa scivola addirittura fuori dai primi tre e il tempo è relativamente alto. Certo, non contano i ripescaggi, ma questa debacle di Hudson fa veramente impressione, perché era partito veramente bene. Il vento, che magari può essere interessante, il vento è meno 0,1. Nella prima batteria il vento era più 0,1, quindi praticamente nullo in entrambi i casi. Non ha trovato un muro di vento davanti, Hudson, che lo ha fermato improvvisamente. Molto interessante come è stato questo rettilineo finale, ha stravolto tutte le carte. Hudson è arrivato quinto con 20,53. A vincere è Orogot per l'Uganda, e questo è un nome veramente insolito per una gara di velocità. Poi McCoy per le Bahamas e Correa per il Brasile, rispettivamente 20.32, 20.35 e 20.41. Vediamo cosa è successo nel tirino finale. Qua inizia a perdere un po' Hudson, secondo circa, era più avanti il nigeriano, e poi in questo momento piombano in tre al traguardo a beffare i due che sembravano favoriti. Niente da fare per Onwuzurike, niente da fare per Hudson. Piombano, dicevo, Orogot, McCoy e Correa. Ed attenzione, perché guardate anche lo stile, la struttura, il fisico di questo ugandese, che non sembra per niente capace di fare chissà cosa, almeno a un primo impatto, anche dato il pregiudizio della sua origine sui 200 metri, e invece è davanti ed è di diritto il migliore di questa seconda batteria dei 200 metri uomini. È una sorpresa, sì. Hudson, atleta classe 1996 per la Giamaica,
È già stato per una volta nei primi 8 campionati mondiali, con tutta probabilità nei 200 metri, è stato anche campione NACAC, che credo che sia delle isole caraibiche, è stato campione nazionale, e il suo primato personale è di 20.02 ed era considerato un atleta quantomeno da semifinale, con una prospettiva di partecipazione alla finale. Lo stesso Ovunzurike, più giovane, classe 2003, di primato stagionale aveva 20.13, realizzato ad aprile, quindi anche lui sicuramente sottotono rispetto a quello che poteva darci. Continua intanto la gara del salto con l'asta, altri atleti che superano la quota dei 5,80 metri, e un altro bellissimo salto, stavolta da parte del greco Karalis. Quindi vado un attimo a vedere quello che sta succedendo qua. I 5,80 m vedono in tanti ad essere riusciti a superare questa quota senza errori. Guttormsen aveva fatto fatica ai 5,70 e poi ai 5,80 li ha superati tranquillamente. Non ha ancora saltato Duplantis a questa quota. Dopo aver fatto 5,70 ha deciso di andare alla quota successiva. Manca soltanto Obiena per avere, come dire, il battesimo a questa misura. Ci sono stati gli errori di Ritabare, Marshall, Zernikel e Vlon, tutti gli altri ce l'hanno fatta tranquillamente, e quindi si andrà con un nutrito gruppo di atleti a 5,85. Una impressione che avevo avuto anche a 5,70 nel salto con l'asta, che fossero veramente in molti, e questo è il salto di Sajma, fossero veramente in molti a fare grandi misure oggi, e rischia di essere la prima finale olimpica con un podio interamente sopra i 6 metri. Aspettiamo ovviamente, perché 20 cm sono tanti. Ecco, ma quando vedi così tanti atleti come lo stesso Sajma che passano questi 20 cm sopra l'asticella, e non è soltanto Duplantis, allora inizi a farti queste previsioni. Quindi è una cosa piuttosto interessante. Io intanto chiudo il Toto Olimpiadi, aspettando Filippo Tortu, che sta per prendere il via nella terza delle batterie dei 200 metri uomini. Chiudo il Toto Olimpiadi e poi ci concentriamo appunto su Filippo Tortu nei 200 metri, sul salto con l'asta che prosegue, e le imminenti anche semifinali dei 200 metri donne, poco dopo l'inizio della finale del lancio del disco donne. Dunque, chiuse le votazioni del Toto Olimpiadi, 11 partecipanti, più o meno siamo stabili. Grazie ragazzi, curo molto anche, come dire, i fan stretti, la community stretta. È importante costruire un progetto che sia duraturo e che abbia una fanbase forte, perché colei la quale mi permette di parlare, come dire, di avere un backup di persone che parlano con me in chat, poter migliorare insieme. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato anche oggi in questo gioco che facciamo insieme. Obiena batte l'asticella per un brutto movimento scomposto del braccio, Pietro. Mi ero un attimo distratto, provo a farlo rivedere, analizzarlo insieme. Anzi, è troppo imminente la partenza di Filippo Tortu. Vi faccio vedere la concentrazione, forse un po' di preoccupazione negli occhi di Filippo Tortu in questo momento. Pochi istanti e vedremo lui. Tebogo intanto, per il Botswana. Lui quasi sembra essere spazientito nel dover far per forza le batterie, forse si sente già un atleta da semifinale. La composizione esatta della terza delle batterie dei 200 metri uomini è Rodney per il Canada, Tebogo per il Botswana, Charamba per lo Zimbabwe, Mumenthaler per la Svizzera, Richardson per il Sudafrica, Uyama per il Giappone e Tortu appunto per l'Italia. Una delle batterie in teoria più abbordabili in questa gara dei 200 metri, se non altro perché ci sono soltanto 7 atleti al via. La consueta danza di Filippo Tortu prima di mettersi sui blocchi, avrà atleti da tempi relativamente alti come Uyama all'interno, molto meglio Richardson per il Sudafrica in corsia numero 6, tutti i fari però sono puntati su Tebogo in corsia numero 3. Atleti sui blocchi, qualche istante, e sarà anche terza batteria dei 200 metri uomini. Pronti al via? Buona partenza da parte di Tortu rispetto ai suoi standard. È partito molto bene anche Tebogo, come ci saremmo aspettati. Tortu sta facendo una bella gara.
è fondamentale come sempre l'ingresso retterino finale. Filippo è lì per un possibile piazzamento nei tre. Attenzione, si fa male intanto Richardson per il Sudafrica. Filippo per un terzo posto. Attenzione al possibile recupero dell'atleta Canada. Niente da fare per Rodney. Filippo Tortu dovrebbe... per Ciaramba, anzi per lo Zimbabwe. Niente da fare per Rodney invece, che dovrebbe essere arrivato quarto. Filippo Tortu viene dato al photo finish quarto, ma a me era sembrato terzo. Il tempo intorno ai 20:30, 20:40. Aspettiamo questo photo finish. Avevo un'impressione di un Filippo che ha corso molto bene in curva, anche l'aggancio a rettilineo, ed infatti Filippo Tortu è ufficialmente terzo in 20:29. Forse non ha dilagato nel lanciato finale come ci saremmo aspettati, ma è un Filippo Tortu solido, quello che per un solo centesimo riesce a battere Rodney per il Canada per prendersi la terza piazza e con questo il passaggio diretto di turno alle semifinali. Molto importante non correre domani mattina ai ripescaggi, che mettono sicuramente tanta fatica e avrebbero compromesso anche la successiva staffetta a 4%. Eccoci con il lanciato finale di Filippo Tortu. Stava piombando sul traguardo anche Rodney per il Canada, ma Filippo riesce a rimanere in questa ripresa dall'alto. Filippo appare molto più indietro rispetto a quello che mi aspettassi, agli 80 metri dalla conclusione, quindi lanciato comunque gli ha permesso di riprendere qualche posto. Ecco, quindi un Filippo che è al 70% del suo potenziale, un buon torto rispetto ad esempio alla sua penultima uscita, quindi alla sua ultima gara prima delle Olimpiadi, dove ha fatto un tempo veramente alto. E se Filippo ha per forza di cose ogni tanto la gara in cui tutto non funziona, speriamo che la gara in questione sia questa e che possa già partire dalla per lui importantissima semifinale di domani poter dare il 100% per potersi qualificare, perché la partecipazione a una finale olimpica sui 200 metri è un punto di partenza fondamentale per Filippo per potersi lanciare definitivamente in questa che potrebbe essere proprio una bella carriera da 200 metrista. Aspettiamo al varco domani Filippo Tortu nella semifinale dei 200 metri, sarà insieme a Fausto De Salù, quindi il nostro obiettivo minimo è stato raggiunto, sia Fausto De Salù che Filippo Tortu in finale nei 200 metri uomini. Per un pelo ma che rischio, Pietro. Sì, guarda, rispetto alla mia impressione iniziale, Filippo non è stato così efficace in curva come pensavo, ma il lanciato lo ha salvato. Mi sembrava quindi più sicura per lui il passaggio di turno, invece a freddo è stata molto più tosta la gara con il canadese Rodney, che deve fare il primato stagionale per poter mettere così a rischio il passaggio di Filippo. Thébaugot 20:10, Ciaramba 20:27, Tortu 20:29, Rodney 20:30, Mumenthaler 20:63, Oyama 20:84 e Richardson per essersi probabilmente strappato negli ultimi 80 metri 51:86. Per quanto riguarda, vediamo, cosa dì? La gara di Tortu di domani sarà, la vado a ripescare subito, grazie per la domanda, perché è importante. Quindi 6 agosto. Allora, mi sono sbagliato perché il programma è più esteso, è più spalmato rispetto ai campionati mondiali, con 9 giornate, qua le giornate sono 11, quindi c'è addirittura un giorno di riposo in più sui 200 metri. Le semifinali saranno invece la sera del 7, quindi si parla di mercoledì, non di martedì. Mercoledì 7 agosto alle ore 8:02 avremo le semifinali dei 200 metri uomini. E guardate quanto sarà impegnata questa serata, ci divertiremo, perché oltre alla finale dell'asta donne abbiamo 3 semifinali, 400 ostacoli, 400 metri, 200 metri uomini e poi le finali di disco, 400 metri uomini e 3000 metri siepi uomini. Ma questo è un affare di noi tra 48 ore. Fuori il mio mentale, avevo battuto Tortu a Roma. Pietro, non mi recuperare questi ricordi traumatici di quella che sembrava veramente una medaglia certa. È vero, Mumenthaler era il carneade che era riuscito a battere Filippo Tortu alla finale di Roma. E se Filippo avesse fatto un tempo simile a quello di oggi, sotto i 20:30, forse ci sarebbe stato.
sul primo gradino del podio. Ora devo controllare, certo che, ed è importante vedere anche la situazione del vento, non sembrava che il vento fosse dalla parte degli atleti. Sì, il vento è meno 0,1 nella terza delle batterie, quindi anche solo un vento dalle parti del metro al secondo a favore avrebbe voluto dire qualcosa intorno ai 20 secondi e 20 per Filippo Torto, ed era effettivamente quello che sarebbe bastato per vincere l'oro ai campionati europei. Questa, che è la quarta batteria, è la batteria di Kenneth Bednarek, 25enne, che nei campionati mondiali di Oregon aveva preso parte a quell'incredibile tripletta, se vi ricordate, insieme a Lyles, insieme a Knighton sui 200 metri. Penso che fosse una doppia tripletta sia su 100 che su 200, ma devo ricordarmi, altrimenti sarebbe stato insieme a Cat. Sì, devo recuperare questa informazione in una cassetta del mio cervello. Comunque, Bednarek, vi basti sapere che è ovviamente un avversario molto pericoloso per una medaglia. Il suo primato personale e stagionale è 19,59 ed è secondo del ranking. Ma è anche la batteria di Diego Pettorossi, che è a tutti gli effetti l'ultimo degli iscritti in questa gara dei 200 metri, in quanto ci è entrato per ranking, ha fatto un primato quest'anno di 20,45, ci è entrato anche perché alcuni hanno rinunciato. Tra tutti, ed è interessante questa informazione, ha rinunciato pure Jux, come mi ha detto Pietro di pronunciarlo ieri, Jux per la Gran Bretagna, dopo la beffa di non essere entrato in finale su 100 metri, non parte nemmeno nei 200, quest'anno aveva fatto 19,96. Ma ora siamo con gli altri 7 rimasti, comincia anche la quarta batteria dei 200 metri uomini. Pettorossi un'ottima partenza all'esterno, anche se ha purtroppo adesso Ogando che lo insidia all'interno, eppure Bednarek, ma potrebbe farcela entrare nei primi tre. Attenzione però, perché Pettorossi un pochino si blocca in questo retterino finale e quindi viene su invece il tedesco Hartmann, quindi Bednarek vince. Dovrebbe essere per ora il miglior tempo, 19,96 sotto i 20 secondi, confermato. Secondo posto per Ogando, terzo Hartmann, 20,29, se confermano 20,30 il tempo ufficiale. Peccato per Diego Pettorossi, perché era lì per un possibile terzo posto fino agli ultimi 80 metri, ma poi si è veramente bloccato, si è molto appesantito nell'ultima fase di gara, si è molto incalcagnito, diciamo così. Guardate in questo replay, Diego leggerissimamente avanti ad Hartmann e lì pronto per potersi prendere il sogno di una semifinale, ma in questo momento, vi faccio vedere il replay al momento giusto, in questo momento inizia un po' a bacchettare, a non correre in maniera fluida. Hartmann ha una falcata molto più ampia, una maggiore evidentemente resistenza alla tacida e molta tranquillità anche da parte di Bednarek, che dimostra di essere, di quelli che hanno corso finora, il nome importante. 19,96, molto facile, ed un serio avversario per la medaglia. Jux non sta bene, ma d'altra parte Jux non aveva nemmeno corso, Pietro, sicuramente saprai, i campionati europei di Roma, per alcune difficoltà. E peccato per lui, perché aveva avuto un inizio di stagione fulminante, il motivo per il quale aveva iniziato a nutrire ambizioni anche di battere Lyles in una finale olimpica. Avevo detto ieri che era un po' per come si pone il Lyles europeo, anche se riuscire a battere un americano in esuberanza è molto difficile, e lo vedremo tra poco, perché tra due batterie avremo appunto Noah Lyles pronto ad infiammare già adesso in un turno di qualificazione lo stadio olimpico di Parigi. Vi ricordo che dopo i 200 metri maschili avremo i 200 metri femminili, le semifinali, partirà anche la finale del lancio del disco donne e ci saranno anche le finali dei 5.000 metri uomini. Si stanno riscaldando in questo momento, questa è Gudaf Tsegay, così come è stato per altre, e infatti fanno vedere le fortissime keniane riscaldamento in questo momento. Il passaggio dai 1500 metri come gara di punta ai 5000 è molto probabile nel mezzo fondo riuscire ad allungare una volta che con l'età si aumentano i carichi. È il motivo per quale per ora la stragrande favorita che mi avete dato nella gara dei 5000 metri donne è la detentrice del record del mondo anche dei 1500,
e quindi stiamo a parlare di Faith Kipegon. Per lei un primato personale di 14.05 e uno stagionale di 14.46.28. I 5.90 nell'asta, Pietro, grazie per avermi riportato con i piedi per terra a quella che è la finale attualmente in corso. I 5.90 al quale hanno acceduto la bellezza di 3, 6, 9, 10 atleti. Anche se di questi 10 atleti, 4 hanno il brivido di aver fatto errori alle quote precedenti e dunque, ad esempio, vi faccio vedere qua la classifica ufficiale in questo momento, Lita Behre e Oleg Zernikel, i due tedeschi, avranno un solo tentativo alla quota successiva, avendo riservato 5.85, intanto Pietro, non 5.90, avendo fatto due errori ai 5.80. Mentre Marshall e Obiena hanno deciso di arrivare, approdare direttamente ai 5.85 o ai 5.90, staremo a vedere, riservandosi soltanto due tentativi possibili perché hanno sbagliato una volta soltanto ai 5.80. Fanno vedere intanto nei replay di quello che è successo finora l'eliminazione da parte di Vlon per l'Olanda, per lui 5.70 e l'ufficialità dell'undicesima posizione. Il prossimo chiamato a saltare i 5.85 è l'americano Kendricks, che non ha passato nessuna quota finora. Un Kendricks che, se Obiena non è più, come dire, solido sulle quote che ha realizzato, anche se penso che sia proprio un incidente di percorso il 5.80 per la facilità col quale ha realizzato i 5.70 e 5.50, se Obiena quindi inizia un po' a vacillare per i suoi errori, Kendricks che può porsi come diretto avversario almeno per il secondo posto. Niente da fare però, perché le telecamere tornano sui 200 metri, mentre l'informatica mi dà che Kendricks ha sbagliato i 5.85 e di conseguenza pure Guttormsen lo ha fatto. Abbiamo per ora senza errori soltanto Duplantis, Sajma e Karalis. Informazione interessante quella che mi dai, Pietro, di Duplantis che sembra nervoso perché forse era abituato ad avere poca competizione a queste misure. Ma questo è proprio il discorso di chi non ha non è abituato a perdere. Ora però insomma Duplantis è riuscito a perdere, è importante nella vita secondo me perché ti dà l'umiltà giusta per poter continuare a lavorare e migliorarsi. Duplantis è riuscito a interiorizzare l'avversario in se stesso. Sarebbe veramente strano per un professionista come lui e dominatore essere arrivato a questi livelli e ad aver paura di atleti rimasti a quota 5.80-5.85. Ma se succede è sicuramente qualcosa che aggiunge al drama, alla spettacolarità e allo spettacolo di questa competizione. Ah, forse Pietro è molto più materialista il motivo, molto più concreto, quello che mi suggerisci, il motivo dell'inquietudine di Duplantis, che sperava in una gara più veloce, una gara dove poteva sbrigare subito a fare vittoria e puntare direttamente a fare i record. Quindi questo è interessante. Anthony, benvenuto, ti sei mancato per pochi istanti le qualificazioni sia di Desalu sui 200 metri uomini che di Tortu. Entrambi faranno parte dei semifinalisti del 200 rimandato ai turni di ripescaggio Diego Pettorossi che saranno domani mattina. Siamo quasi pronti a quella che è la batteria numero 4 dei 200 metri uomini, la batteria con Arion Knighton, atleti sui blocchi, e la gara parte in questo momento. Dicevo delle difficoltà di Knighton di correre in questa stagione con alcuni problemi con i controlli antidoping, non è stato trovato dopato ma ha avuto problemi a whereabouts. In questo momento è il Sudafrica con Maswagani che fa un'ottima prima parte di gara, un'ottima prima curva, ma viene su incredibilmente bene Knighton nel ritirino finale, una facilità di corsa forse superiore a quella di Bednarik che abbiamo visto nella batteria precedente, e quindi americani, statunitensi per la precisione, che sono i uomini da battere sui 200 metri. Bednarik in batteria 4, dominato, unico fino a pochi istanti fa sotto i 20 secondi, anche Knighton fa ufficialmente 19.99, Makarawu per lo Zimbabwe fa 20.07, mentre Maswangani per il Sudafrica
che era stato in grado di guidare la prima parte di gara fa 20-20. Fuori, e questa è un'altra di quelle piccole sorprese, Aaron Brown per il Canada, un atleta che è stato in passato anche in finale mondiale, sicuramente forse anche olimpica. Questa è la fase finale di gara con il lanciato potente e la dimostrazione di aver speso veramente poche energie fino a questo momento di gara di Arion Knighton, la scia che riesce a prendere Makara Wu per lo Zimbabwe per andarsi a prendere la seconda piazza, e la bella andatura da parte di Maswan Gani che riesce a resistere per la terza e per il passaggio di turno. Canadesi deludenti, Pietro, finora sì, c'è De Grasse però in settima corsia dell'ultima batteria. Attenzione a De Grasse quando ha il momento d'oro non ce n'è per nessuno. C'è anche da dire che quando ha vinto la sua Olimpiade Lyles non era il Lyles di questi tempi, quindi credo proprio che se c'è una gara dove potrebbe esserci un podio completamente americano è quella dei 200 metri uomini, anche se nei 100 metri il primo e terzo posto di Lyles e Kerley non ci sono andati così tanto lontano. Tra l'altro, un piccolo inciso, per Kelly è un bel riscatto dopo la beffa di Tokyo 2021, dove era favorito, essere finalmente riuscito a prendere una medaglia su 100 metri. Un po' lo era, ma si è perso in realtà, se ricordo bene. Mewtwo, comunque, come dire, piano piano sto recuperando un po' la mia cultura atletica, ed è, non dico che ho la verità in tasca, per questo motivo è interessante avere anche altri pareri, però un pochino più elaborati questi commenti, perché se scrivete magari lo leggo dopo 40 secondi rischio di non capire il contesto, però credo che ti riferissi comunque all'Iles, e se è veramente un commento riferito all'Iles vuol dire che c'è veramente poco ritardo tra quando parlo e quando mi sentite, che per me è motivo di grande soddisfazione, perché vuol dire che riuscirò a essere sul pezzo anche nelle prossime gare. Stanno a presentare intanto quelle che sono le protagoniste della finale del disco donne, e per ora non l'ho ancora detto, è un peccato, perché Daisy Usaqui con il suo sorriso è finalmente riuscita ad agguantare una finale che si meritava da parecchie competizioni internazionali importanti. Lei che per pochi centimetri, per una sola posizione, non è riuscita ad essere tra le 12 delle finali del disco degli europei di Roma, adesso invece è qui a giocarsi un posto quantomeno, mi immagino, tra le prime 8 a un'Olimpiade. Andare oltre l'obiettivo prime 8 è molto difficile, perché abbiamo avversari di tutto rispetto. Per quanto riguarda l'Europa, ovviamente la tedesca Vita o la tedesca Steinacher è una delle poche discipline dove la Germania continua a essere fortissima, ma ovviamente se andiamo a vedere le grandi favorite, la grandissima favorita è l'americana Allman, la statunitense Allman. E poi abbiamo anche, ma non è stata indicata da molti di voi nella mezzo scap, forse per il cambio di cognome che ha un pochino confuso le acque, Sandra Elkasevic per la Croazia. Ok, Newton. Mi piaceva Michael Johnson, Anthony. Purtroppo è veramente un buco della mia cultura atletica, Michael Johnson, quindi non ti posso dire. Quello che so è che ovviamente non dobbiamo confonderlo con Ben Johnson, che ha un passato molto più burrascoso e, come dire, uno dei punti bui per quanto riguarda il doping dell'atletica mondiale, quindi non sono mai riuscito a esaltarmi per le imprese di Johnson. L'atletica del passato che conosco e che ho imparato ad amare è più quella dei mezzofondisti e dei fondisti. Addirittura si va con Bannister negli anni 50, oppure con Bikila nella maratona prima di Roma e poi di Tokyo. Quindi questi sono i miei grandi nomi del passato, e poi forse devo un po' studiare, però non ti posso dire. Anzi, magari se ho tempo o se mi perdonate qualche secondo posso andarvi a prendere cioè il libro della storia dell'atletica. Devo anche andarmi a recuperare il nome dell'autore. È un libro famoso, uno storico famoso dell'atletica italiano, che purtroppo... Quercetani, che purtroppo era assai anziano quando è morto qualche anno fa. È arrivato un video di Queen Atletica, ho la notifica. Scusatemi, di pillole d'atletica la notifica.
c'è tanti canali che stanno parlando dell'atletica all'Olimpiade in questo momento. L'asta è al metro, ai 5 metri 85, iniziano a fioccare errori da parte degli atleti. Allora, leggo un attimo gli ultimi commenti. Nel 21 la grande delusione è stato Bromel, 9,77 trials e poi eliminato in semifinale. Quindi era Bromel e non Kerley quello che mi aspettavo, quello che avevo identificato come il grande deluso. Grazie, perché qua c'è stato un lapsus mentale. Quindi Bromel e non Kerley. Quindi Kerley non ha avuto quel riscatto che mi ero immaginato nella mia mente. In quanto lui, se non sbaglio, almeno una medaglia ce l'aveva fatta a prenderla. Anche a quelle Olimpiadi. Ma me lo vado a cercare. Mi prendo queste live anche per questo. Brevissimamente, c'è anche il salto con l'asta uomini. Dicevo, di atleti che sono in difficoltà o che hanno un solo salto disponibile. Tra questi ci sono anche i tedeschi. Ad esempio il tedesco Lita Baere, che purtroppo viene eliminato in questo momento, quindi Duplantis inizierà ad essere un pochino più tranquillo, considerato che sono ormai 7 o 8 gli atleti rimasti, ma abbiamo ancora altri turni di salto che sono necessari. Kerley Argento, Detra Jacobs. Ok, grazie Pietro, mi hai anticipato. Allora sì, purtroppo ho sovrapposto Kerley a Bromel in quel momento. Poi comunque a Eugene 2022 c'è stato il trionfo americano per recuperare dallo smacco della vittoria italiana alle Olimpiadi. Per loro, per noi ovviamente una gioia incommensurabile. Stati Uniti, che sono probabilmente già in lizza per essere protagonisti anche in quest'ultima batteria dei 200 metri, con De Grasse in corsia numero 7, sempre molto sornione, capace di resistere molto bene alla tensione del grande evento, soprattutto in corsia numero 6, Noah Lyles. Mentre cominciano a presentare questi grandi atleti, io vi dico che nel salto con l'asta sono stati eliminati Zernikel e Lita Baere, quindi nessun tedesco rimasto in gara. Eccoci con Noah Lyles, sorrisone, salute al pubblico. Rischiano l'eliminazione anche Marshall per l'Australia e Obiena per le Filippine, che però hanno ancora 2 tentative a disposizione, quindi c'è ancora un po' di tempo. Sta per saltare Karalis per la Grecia, errori anche per Wang per la Cina, che a 5,80 m aveva comunque fatto il suo primato di sempre. Guttormsen ormai è da una ventina di minuti buona che sta aspettando di tornare in pedana. Per lui un errore a quota 5,85. Ciao Leonida, San Moritz, problemi di connessione. Sono contento che tu ti sia collegato. Magari qualcosina riesci a vederla anche tramite, il mio commento. Anche voi state facendo lavoro straordinario per promuovere l'atletica leggera. Io ovviamente sono stato fuori dal gioco per qualche anno, ma se qualcosa mi è rimasto col tempo, è stato anche grazie alle notizie di Queen Atletica, quindi grazie. Il discorso di Jopping di Ben Johnson, Mewtwo, aspettando che Lyles corra, discorso un po' strano, tutti i velocisti a quei tempi facevano steroidi, beh sì. Penso che la necessità di fare qualche video a riguardo e di scavare in questo passato dell'atletica ci sia, magari in futuro, passate queste Olimpiadi, potrò iniziare a pensarci. Lyles quindi sarà il protagonista assoluto di questa batteria dei 200 metri, dove ci sono dei piccoli problemi in partenza, si aggiusta il pettorale, atleti richiamati dietro ai blocchi, la composizione di questa sesta batteria dei 200 metri uomini, l'ultima prima delle semifinali dei 200 metri donne, vede in corsia numero 2 Afrifah di Israele, poi Reais per la Svizzera in 3, Uzawa per il Giappone in 4, Level per la Giamaica in 5, Lyles in 6, De Grasse in 7 e Young per Tapei in corsia numero 8. Rischia di essere forse la batteria da livello medio più alto, o almeno dalle punte maggiori, perché De Grasse quest'anno ha fatto 19,98, ma è comunque lì.
e Lyles ovviamente punta direttamente a battere il record del mondo. Gara partita in questo momento, anche i tempi di reazione. Ottimo quello di Zawa, un po' peggiore quello di Lyles. La curva di questi atleti con Level per la Giamaica in testa in questo momento. Lyles si attiva nel retellino finale. La grande partenza di Zawa che cerca di resistere per un terzo posto, ma c'è anche De Grasse che lo va a insidiare. Fa fatica il giamaicano e dunque a passare il turno sono Lyles che vince con 20-19. Forse i 100 metri di ieri lo hanno un pochino stancato perché non è stato a livelli di Bednarek o di Knighton. Comunque gli ultimi 50 metri lo hanno visto assoluto protagonista. De Grasse secondo con 20-30 e Usawa per il Giappone terzo con 20-33. Quindi forse si è trattata della batteria con i riscontri cronometrici più alti per poter passare il turno. Usawa poteva addirittura rallentare fino al 20-47 di Brian Level, piazzatosi in quarta posizione. Quinto Afrifa 20-78, sesto Young 20-83 e Reais settimo con 20-92. Ancora qualche immagine fugace prima che i controlli copyright mi prendano, di un Lyles che praticamente spinge soltanto dai meno 80 ai meno 40 di gara, perché qua è palese come si sia già iniziato a rallentare. De Grasse ha dovuto spingere un pochino di più per poter arrivare tranquillamente secondo. Ai turni di ripescaggio dunque vanno ancora Giamaica con Level, e dunque Giamaica che ha veramente sottoperformato in queste batterie dei 200 metri, dove due azzurri invece davanti ce li abbiamo. La Giamaica infatti, se vado a cercare correttamente, aveva iscritti in gara Level e Hudson, questo è ancora più favorito di quello che abbiamo appena visto. Entrambi sono ai turni di ripescaggio, tra coloro i quali si sono qualificati direttamente. L'ultimo, un po' mestamente, è Van Niekerk, che quindi probabilmente sarà molto fuori dalle lotte per le medaglie. E ci sono però Di Salù e Torto. Attenzione, perché abbiamo anche il salto con l'asta. Duplantis finalmente torna in pedana a fare quello che dovrebbe essere 5.85 con estrema facilità, ancora una volta. Si diceva che fosse un po' spazientito. Ottima gara comunque, per ora, da parte di Duplantis, che deve cercare di mantenersi i nervi saldi fino a che non sarà solo, fino a che non punterà prima al record olimpico, con tutta probabilità, e poi al record del mondo. Quanti centimetri ha dato? Ce lo dirà la grafica. 28 centimetri e 31, secondo questa analisi. Il punto in cui è passato più vicino all'asticella aveva 21 centimetri di distanza. Quindi fate un po' il conti della serva. 28 centimetri di elevazione più 5,85, siamo ampiamente già sopra i 6 metri. Van Niekerk che non li fa i 400 metri, Mewtwo sicuramente, perché le batterie ci sono già state ieri con la qualificazione di sito e anche i ripescaggi, quindi quest'anno punta direttamente ai 200. Certo, in carriera è sceso ampiamente sotto i 20 secondi anche in questa gara, ma se andiamo a vedere proprio lo stagionale non sembra proprio un atleta capace di prendersi il podio. Forse se ci riescono a dare questa soddisfazione vedremo una Van Niekerk nella formazione della 4x400 del Sudafrica. Almeno questo posso pensarlo. Cara Lissa ha fatto un buon salto, intanto vi faccio vedere il replay. 5.85 che si arricchiscono di un nuovo protagonista, quindi Grecia e Turchia che sono tornati, o sono diventati nel caso della Turchia, forti anche in questa disciplina. Abbiamo anche, l'Australia che riesce con Marshall a superare questa quota, e allora dopo un momento nel quale sembrava che ci fosse una discreta scrematura nel salto con l'asta uomini, invece 5.85 sono stati superati da Marshall, Shashma, Obiena, e se ci saranno immagini ve le faccio vedere, Duplantis, Karalis, sono già in 5 e abbiamo ancora due tentativi da parte di Kendricks, che è chiamato in pedana, Wang per la Cina, Zernikel e Litabere, come avevo detto, sono fuori, Guttormsen per la Norvegia ha deciso di andare direttamente ai 5.90. Questo è il salto di Sashka, certo un pochino meno dominante sull'asticella, un pochino meno in elevazione rispetto a quelli precedenti, ma stanno anche salendo le quote.
Sashma, scusate, comunque ha già fatto il season best con questo bel 5,85. Forse per lui almeno 5,95 sono ampiamente alla portata in questa finale olimpica. Come dice Pietro, abbiamo tanti avversari ad alto livello e a questo punto come dire, quelli che sembravano essere già prenotati sul podio, Obiena e Kendricks, non sono certo così straripanti rispetto agli altri che vi ho appena fatto vedere. Questo Obiena è un buon salto, ma il margine è molto minore. Io vedo bene a sto punto sul campo un Sashma e un Karalis che possono fare lo scherzetto a questi due pretendenti per il podio. Pensi che ci saranno sorprese sui 200 metri femminili, Nur? Le sorprese ci sono state già nelle batterie di qualificazione con l'assenza di Sherika Jackson. Per il resto mi immagino, un po' come nella gara maschile, una grande formazione statunitense capitanata da Gabby Thomas. Peccato per l'assenza di Shelly-Ann Fraser-Pryce, che già da molto tempo non fa i 200 metri, per l'assenza, dicevo, di Jackson, quindi una giamaica, e di Thompson, una giamaica che praticamente ha vissuto il cambio generazionale senza poi così tanti ricambi, purtroppo proprio in occasione di queste Olimpiadi. Potrebbe a questo punto con più facilità accedere in finale la qui inquadrata Dina Asher-Smith. Il fatto che non ci siano così tante grandissime negli scorsi anni porta per forza di cose ad avere, secondo me, meno sorprese per le favorite che sono rimaste. Quindi io mi aspetto, forse, anche se non è detto, Gabby Thomas, come dire, favoritissima per la vittoria, ma poi analizzeremo da queste semifinali meglio quella che sarà la situazione. Ma le sorprese, se devono arrivare, arriveranno nella finale. Per il passaggio da semifinale a finale non penso che ci siano grandi sorprese. Pronto ad essere smentito. Pronto ad essere smentito. Intanto aggiorno qua sopra la scritta con finale Alfred Newton. Per qualche motivo me l'ero dimenticata, lapsus ancora una volta. Forse aver passato tutta la notte di ieri a cercare di recuperare il video della finale dei 100 metri per problemi di copyright ha voluto dire anche questo. Finale salto con l'asta uomini. Però questo non cambia il discorso, abbiamo un numero di favorite inferiore rispetto agli scorsi anni e quindi più spazio per entrare in finale. Eccole che le presentano, le atlete delle semifinali dei 200 metri donne. Continua ad esserci il record di Seoul 88 di Florence Griffith Joyner e Alfred, tra l'altro, atleta di Santa Lucia, è già impegnata in questa che è la prima delle semifinali, quindi fatemi cambiare subito la scritta qua sopra, perché come dire, è più impellente in questo momento. Arriveranno subito dei verdetti da questa prima batteria, quindi aggiorno. La semifinale di 200 metri donne, dicevo, la prima al via con Hodge per le Isole Vergini, Coné per la Costa d'Avorio, Joseph per la Francia, Leduc per il Canada, Ophélie, Nigeria, Alfred, si diceva, per Santa Lucia, e tra poco la inquadreranno anche le telecamere della regia internazionale, Long per gli Stati Uniti e Williams per la Gran Bretagna. Alfred, la sua parabola in ascesa prorompente, è diventata campionessa olimpica nei 100 metri 2 giorni fa, e se 200 si è anche migliorata notevolmente quest'anno fino al 21,86, che la vede quarta del ranking mondiale. Forse soltanto la statunitense Long, 21,83, di primato anche lei stagionale e personale, è colei la quale potrebbe dare maggiore difficoltà alla fortissima atleta campionessa del mondo. C'è anche da dire però che averla in corsia esterna è un aiuto, un punto di riferimento importante per Alfred. Le altre hanno tutte primati sopra i 22 secondi, se eccettuiamo Favor Ophélie per la Nigeria, che ha avuto una burrascosa storia per partecipare a queste Olimpiadi, se non sbaglio, ma è qui della partita, pronta a giocarsi la gara dei 200 metri donne, quantomeno adesso l'accesso in finale. Aspettando la partenza di questa gara,
Alcune informazioni al volo, dal salto con l'asta. Wang per la Cina fatica ed ha un solo tentativo disponibile. Sia Guttormsen che Kendricks, Stati Uniti, decidono di andare ai 5,90 m. Quindi vedremo soltanto un salto da parte di Wang a 5,85 e poi sarà 5,90 m per tutti. Vedremo se Duplantis deciderà ancora una volta di non saltare aspettando i 5,95 o addirittura i 6 metri. Ovviamente dipenderà molto da quello che faranno gli avversari, ma il fatto che ci siano ancora tre atleti a percorso netto porteranno per forza di cose Duplantis a dover uscire allo scoperto. Quindi stanno per mettersi sui blocchi gli atleti della prima semifinale dei 200 metri donne. Molto interessante capire quello che è il livello di Alfred anche in prospettiva 200 metri. E dicevo pure di Long per gli Stati Uniti. Come sempre vi farò vedere gli istanti della partenza e sono pronto quindi a seguire con voi questa semifinale numero 1 dei 200 metri donne. Gara partita in questo momento, una buona partenza da parte di Alfred che si sta mangiando Long qua già sulla prima curva e quindi si scopre essere anche una grande curvista, la campionessa del mondo su 100 metri. Attenzione però all'interno, Favor Ofili, questa sfida che per un attimo infiamma lo stadio olimpico, poi Alfred prende il largo. Alfred rallenta vistosamente nell'ultima parte di gara eppure fa comunque 21,97. Ha rallentato forse fin troppo bruscamente. Un altro cattiva sorpresa, ecco, di questa gara dei 200 metri donne è il fatto che non sia presente Talù che si è infortunata nella finale dei 100 metri e che quindi viene meno. Un altro nome importante che viene meno tra le favorite di questa gara, motivo per il quale se ci togliamo Long e Ofili c'era veramente poca storia in questa semifinale dei 200 metri donne. Ottima gara da parte sia della rappresentante di Santa Lucia che da parte della nigeriana. I tempi ufficiali vedono nella gara che abbiamo appena visto, magari qualche replay riesco a mostrarvelo, con Alfred che prende il largo in questo momento e poi rallenterà vistosamente prima del traguardo. Continua invece a spingere Ofili. Alfred fa 21,98, Ofili fa 22,05, Long fa 22,30. Lei sì, ha ceduto molto nel finale, ma in realtà anche all'inizio non era riuscita a contenere la rimonta nei suoi confronti da parte della vincitrice. Williams fa 22,58, poi c'è Coné 22,65, Leduc 22,68 e dietro c'è ancora indecisione tra Hodge e Joseph. Talù tremendamente sfortunata, dice Pietro, tre quarti posti olimpici anche a questo giro, infortunio dopo il miglior tempo in semifinale. Veramente un peccato, anche se pur col miglior tempo in semifinale erano altre le atlete che aveva dato per favorite. Ovviamente Richardson e Alfred sono state le vere protagoniste. Il lancio del disco donne, siamo dalle parti del primo turno di lanci un po' per tutti, e questo che avete visto è il lancio che ha permesso la leadership provvisoria all'atleta cinese che era scesa in pedana, si parla di Feng, che era data come favorita da uno degli 11 di voi che ha votato alla Men's Cup. Quindi vediamo se sarà fortunato e prenderà due punti per questo motivo. La classifica del disco in questo momento vede, con tutte le atlete che hanno lanciato almeno una volta, Daisy Usakwe in sesta posizione con un buon 63,11. Quindi attenzione che Daisy ha ingranato bene anche questa semifinale. Questa finale, scusatemi, del lancio del disco. Attenzione che è una buona cosa. Il podio è già piuttosto lontano, bisogna fare più di un metro in più, 64,25 attualmente per Sandra Elkasevic, Fu Perkovic, seconda c'è Vanessa Kamga per la Svezia e prima Feng, dicevo, per la Cina. Alman ha fatto nullo, quindi non vi preoccupate, abbiamo ancora da aspettare una sua misura per vedere di cosa sarà capace. Allora, la tua riferimento alla sfortuna, Pietro, è il fatto che Talù non abbia mai vinto una medaglia olimpica. E per lei l'età comincia a farsi pesare, ovviamente, anche se potrebbe essere come
come dire, longeva come Shalyan Fraser-Pryce. Vi ho appena fatto vedere purtroppo il nullo da parte di Desi Osakwe, che avrebbe comunque lanciato molto poco, sbilanciandosi nell'ultima fase di rotazione con il suo disco, continua ad essere sesta. E la prossima a lanciare sarà l'olandese Van Klinken, anche lei un atleta con prospettiva di podio. Quindi in questo momento abbiamo tre fronti da gestire: quella delle semifinali dei 200 metri donne, la finale del salto con l'asta uomini e la finale del lancio del disco donne. Abbiamo circa una mezz'oretta scarsa prima di vivere anche la finale dei 5000 metri donne, vi ricordo, con tra le altre Nadia Battocletti, ma la sfida dovrebbe essere principalmente a tre: Hassan, Tsegay e poi anche Kipegon, quindi Kenya, Etiopia e Olanda. La speranza è che la gara sia abbastanza tirata da permettere a Nadia di dare il meglio di sé, perché dà il meglio di sé nelle gare tirate. Quindi entrare nelle prime otto, sognare magari di fare qualcosina di più e più concretamente comunque realizzare il record italiano. Van Klinken intanto non si migliora, io vi do un piccolo excursus di quello che sta succedendo in questo momento. Ufficiale eliminazione di Wang per la Cina nel salto con l'asta, quindi sono rimasti in 7 con Guttormsen, che è appeso a due soli tentativi insieme a Kendricks ai 5 metri e 90. Mentre abbiamo anche in partenza la seconda delle semifinali dei 200 metri donne con questa lista partenti: Emmanolidou per la Grecia in corsia numero 2, poi c'è Madogò per il Canada, Mushinga Kambunji per la Svizzera in corsia numero 4, attenzione per lei, ha fatto buone cose ai campionati europei su questa distanza, ma il primato personale e lo stagionale sono comunque alti per una gara internazionale, una gara come le Olimpiadi, diciamo. Parisot per la Francia in corsia 5, Burger per la Giamaica in 6, Asher Smith, una delle grandi favorite per il podio, per la Gran Bretagna in corsia numero 7, Gabby Thomas, ancora più favorita a questo punto direi per la vittoria, con Alfred in corsia numero 8, e poi Gia per l'Olanda in corsia numero 9. Quindi queste le due centiste che stanno per prendere il via. Gabby Thomas al vantaggio della corsia un po' più esterna, la bella atleta americana, concentrata, ben esuberante di Lyles, e pronta a prendersi quello che forse si sarebbe aspettata già qualche anno fa. Vi vado a vedere il palmarès di Thomas: ha vinto i campionati mondiali, certo, ha vinto un argento alle Olimpiadi, la voglia di fare quel piccolo passo in avanti ovviamente c'è in queste Olimpiadi parigine. Primato personale che è dalle parti dei 21,70, quindi niente male. E poi c'è Dean Archer-Smith che approfitterà della situazione per emergere come candidata di tutto rispetto per il podio. Appena succede qualcosa di interessante nell'asta, posso darvi in telecronaca qualche informazione fondamentale, comunque ve lo dirò. E ecco, questo magari è interessante abbastanza da potervelo dare subito. Sam Kendricks ha realizzato al primo turno i 5,90 metri, al primo turno disponibile, non è però in testa se Karalis, Shashma e fanno 5,90 la prima, perché aveva sbagliato una volta ai 5,85. Duplantis invece ha deciso di fare direttamente la quota successiva, credo a questo punto 5,95, quindi è lì ad aspettare gli altri. Il prossimo a saltare dunque nell'ordine di salto dovrebbe essere Karalis, no, dovrebbe essere sì, Karalis, poi Marshall, poi Shashma, poi Obiena e poi Guttormsen per il suo secondo tentativo a 5,90 m, in quanto Guttormsen ha già iniziato a questa quota e ha sbagliato la prima volta. Ce la fa Karalis per la Grecia e dunque è ufficialmente il primo classificato di questa gara di asta ai 5,90 m, ed è una misura forte ed importante per lui,
perché potrebbe trattarsi, questo percorso netto fino al 5,90, la sua garanzia per una medaglia olimpica. La Grecia trova un grandissimo saltatore con l'asta a fare il paio, ad esempio, con Stefanidi al femminile, lei che ormai alla fine di una gloriosissima carriera, comunque ancora presente. Stamani c'è stata la qualificazione dell'asta femminile con sia Bruni che Molinaroro passate in finale. Lotta per il podio, Pietro, confermo, estremamente appassionante. Ma adesso abbiamo la gara dei 200 metri donne. Quindi torniamo un attimo qua. 200 metri donne che comincia in questo momento con la seconda delle semifinali. Grecia, Canada, Svizzera, ma soprattutto Asher Smith e Thomas in corsia 7-8 e Mushinga Kambunji in corsia 4. Finisce la curva con in testa per un attimo Dina Asher Smith e poi si attiva Gabby Thomas con un grandissimo lanciato finale. Dietro fa fatica Mushinga Kambunji, ma che gara ci sta facendo! 21-86! Grandissimo risultato da parte di Gabby Thomas, se ha voluto, penso, mettere le cose in chiaro contro Alfred, dire che è lei la favorita nei 200 metri. Gabby Thomas, Dina Asher Smith, fino al 100 metri dalla partenza, era lì lì con l'americana, ma poi cosa è successo? Ha praticamente attivato il turbo, la fortissima statunitense, e chiude non così distante dalla sua prestazione migliore di quest'anno, 21.86 con un vento più 0.2, quindi continua ad essere una serata con un vento piuttosto nullo, relativamente nullo, quindi non ci sono vantaggi da parte dell'atleta. Guardate che bella partenza da parte di Dina Asher Smith, qua era davanti di almeno di un mezzo metro. Mushinga Kambunji era anche lei aggrappata al terzo posto, possibilità di essere qualificata per ripescaggio, ma poi nel retterino finale scappa via Gabby Thomas, resiste Dina Asher Smith, Mushinga Kambunji cede fino alla... dovrebbe essere ancora quarta? Sì, ancora quarta per un solo centesimo, e quindi ancora comunque aggrappata al ripescaggio. I risultati di questa seconda semifinale: Thomas 21.86, Asher Smith 22.31, Parisot per la Francia con primato personale 22.55 per un'europea, è un buon risultato, Kambunji 22.63, Burger 22.64, Gia 22.81 come Madogo, e poi Emmanolidou per la Grecia 23.18. Quindi abbiamo aggrappata per due centesimi soltanto Parisot. Kambunji è già fuori considerati i tempi della prima semifinale. Lancio del disco donne. Valerie Allman. Una bella accelerazione, ma purtroppo non sono... è bella questo lancio, siamo vicini a 70 metri. Purtroppo non ho potuto capire da subito quanto veloce girasse, perché c'erano problemi di diretta. Comunque Allman mette le cose in chiaro dopo il primo tentativo nullo e passa lei in testa alla gara del lancio del disco donne. Questo bel replay della prestazione della forte e longilinea per essere una lanciatrice americana, che è riuscita a vincere praticamente tutto negli ultimi anni. Lei che ha comunque, ha attirato l'interesse in una disciplina che rischiava di essere un po' addormentata negli anni precedenti, anche nel continente americano, grazie ai grandi risultati di Sandra Perkovic, adesso il Kasevich. Sandra, che dopo qualche anno un po' difficile è riuscita a riprendersi e ha anche dato vita, anche se molto spesso ha vinto l'americana, a qualche bel duello. Fanno finalmente vedere dei replay dal salto con l'asta, quindi vi faccio vedere il bel pulito, anche se con relativamente poco margine, 5.85 da parte di un Kendricks che festeggia come se avesse vinto. Kendricks dunque, che è della partita nel salto con l'asta, vediamo se è un 5.85 oppure sono passati direttamente alla quota del 5.90, perché potrebbe anche essere questo. Allora sarebbe più ponderata la reazione da parte dell'americano. Passa con circa una decina di centimetri di margine sopra l'asticella, quindi il salto con l'asta, questo dovrebbe essere... sì, è il 5.90, mi ero dimenticato che Kendricks era passato direttamente a questa quota. Giusto. Kendricks dunque è ovviamente contento, ma come vi dicevo precedentemente, il fatto che Karalis sia riuscito, adesso lo vedremo, a superare i 5.90
ed arrivare fino a questo punto senza alcun errore lo porta per forza di cose un passo più vicino a raggiungere il podio. Bello questo salto, ancora una volta problemi di diretta, scusatemi, ma c'è andato su, ecco, dove la diretta non l'è stata fluida, lui invece è stato estremamente fluido. E ancora una volta con margine, questo atleta classe 1999 di primato personale, vediamo se riesco a beccarlo, ed eccoci con il replay del 5.90 del greco, di primato personale a 5.93 realizzato nella sua Grecia, quindi solo i 3 cm oltre questo bellissimo 5.90, un atleta assolutamente in grande crescita, pur se non eccessivamente giovane, classe 99, per dirvi, Duplantis è qui da una vita, anche Duplantis è classe 1999. Duplantis che rivedremo in gara ai 5,95 m. E forse crescerà il disappunto di Duplantis quando si renderà conto che sono, e si è già reso conto, che sono già 3 gli atleti che sono già ancora, come dire, hanno già superato la quota del 5,90 e che lo sfideranno a quota 5,95. Aspettando Sashma, che ha fatto il primo errore della sua gara, aspettando anche Marshall, che entrambi hanno deciso, ecco, una gara molto di scacchi questa del salto con l'asta uomini, perché sia Sashma che Marshall che Guttormsen sono arrivati, hanno deciso di andare direttamente a 5,95, pur se con un errore di pegno che devono pagare, e quindi con solo 2 tentativi disponibili. E quindi abbiamo già direttamente definita una misura, i 5,95, che vedrà sfidarsi ben 7 atleti. 7 atleti a 5,95 non è una cosa così comune nel salto con l'asta uomini, ancorché ad un'Olimpiade. Quindi Pietro, che è un appassionato di salto con l'asta, sarà sicuramente molto, molto in estasi in questo momento. L'ultima semifinale dei 200 metri donne vede un'altra americana, Brittany Brown. Mi vado a leggere quella che è la competizione di questa serie. Abbiamo Cipro con Fotopoulou in corsia 2, Lewis per l'Australia in corsia 3. Concordo con te, Pietro, che è un peccato che non si riescano ancora a gestire i concorsi con un pochino più di polso della situazione. Come posso io saltare di palo in frasca, facendovi vedere varie cose contemporaneamente, possono cercare di far vedere i concorsi in diretta anche se ci sono i 200 metri, magari velocizzando un po' le procedure di presentazione. Comunque Ericsson per la Svezia in 4, Bass Bittaje per il Gambia in 5, Neita per la Gran Bretagna in 6, Brown per gli Stati Uniti in 7, Gbai per la Costa d'Avorio in 8 e Thomas per la Giamaica in 9. Una semifinale che ha in teoria meno atlete capaci di fare grandi cose. Abbiamo soltanto una di personale sotto i 22 secondi ed è Brittany Brown per gli Stati Uniti, e ancora Stati Uniti sugli scudi, ma potrebbe bastare qualcosa intorno a 22.40-22.50 per passare il turno. E se così fosse, allora una piccola beffa per Mojinga Kambunji, che si è trovata nella semifinale più difficile, perché con il suo 22.56, vado a memoria, è per un solo centesimo la prima delle escluse. Dentro c'è, con un piede e mezzo, già una francese, ed è una grande piccola sorpresa per una nazionale che non è stata ultimamente fortissima nei 200 metri femminili. Con grande piacere che do il benvenuto anche a Silvia Sacchetti per seguire questa semifinale dei 200 metri donne. Siamo tutti qui dunque, dicevo, delle prestazioni di Alfred e soprattutto di Gabby Thomas, che hanno impressionato nelle semifinali precedenti, e qua c'è anche un'altra americana, Brittany Brown, che potrebbe fare vedere grandi cose insieme a Neita, che almeno di world ranking è messa meglio, ma in quanto a primati stagionali invece un pochino di meno. Sono comunque questi due a dare adito a una bella sfida, quasi 200 metri, Neita contro Brown sul rettilineo finale. Hanno staccato nettamente le avversarie, sono praticamente sulla stessa linea, e viene fuori nell'ultima parte di gara proprio l'americana Brown, che taglia il traguardo in prima piazza, seconda
appunto l'inglese e poi dovrebbe essere Gbai per la Costa d'Avorio ad infilarsi per un terzo posto col gran primato personale di 22,36 e quindi è lei invece della francese che vi dicevo a prendersi il posto tra le prime 8. Quindi Brown fa 22,12. Neita fa 22,24, Gbai 22,36, primato, Bas Bittaye 22,66, Thomas, ma è Giamaica in questo caso, 22,77, Eriksson 22,88, Lewis 22,92 e poi Fotopoulou, con tutta probabilità, aspettando l'ufficialità, ecco, 22,98. Questa bella sfida finale, il momento in cui ai meno 40 inizia a vantaggiarsi Brittany Brown. La sua vittoria su Daryl Neita e poi Jessica Gbai per la Costa d'Avorio. Abbiamo dunque la competizione ufficiale della finale dei 200 metri donne che vivremo credo a sto punto ufficialmente domani. La finale dei 200 metri donne con Gabby Thomas, Julian Alfred, Favour Ophely, Brittany Brown, Daryl Neita, Mackenzie Long, Dina Asher-Smith e Jessica Gbai. America, Santa Lucia, Nigeria, sono già qua le favorite ordinate correttamente. Questo che vedete dovrebbe essere l'errore ai 5,90 di Shashma, che dunque andrà direttamente ai 5,95. Con Thompson e Jackson infortunate, Fraser Price a fine carriera è davvero mutilata la semifinale. Era un po' il discorso che cercavo di fare prima della partenza, che appunto purtroppo. Ci sono state delle semifinali dove la sfida era un pochino meno interessante, in questa era palese chi fosse qualificata direttamente. Saranno nei 200 metri dove il ricambio generazionale sarà estremamente importante. Se c'è una nazionale che è stranamente non presente è appunto la Giamaica. Se pensate che la Giamaica, se non sbaglio, ha fatto un 2-3 invece ai campionati mondiali di Eugene, se non sbaglio. Buon salto di Obiena, intanto Obiena. Che realizza ma questo è un replay, credo, i 5,90. Dovrebbe essere replay del salto precedente. Sì. Ci sono già atleti a quota 5,95, ma questo di Obiena è una replica del salto a. E beh, ma qua non l'hanno ancora aggiornato, raga. Penso che Obiena dovrebbe saltare dopo Karalis. Quindi. Lo dice qua l'ufficialità della diretta, sono 5,90, Pietro. I 5,95 sono stati fatti da Duplantis e da Kendricks. E a sto punto posso tranquillamente scrivere qua sopra, finale salto con l'asta uomini. La situazione. Duplantis, 5,95, sbuffa un po' magari perché avrebbe voluto essere solo prima rispetto che altre. Rispetto che, come in altri contesti, rispetto che a questa gara. Insieme a lui, e questo è il 5,95, e beh, Kendricks non sta più nella pelle, ma questo è veramente un bel salto. 5,95 dunque, seconda piazza. L'errore di Karalis per la Grecia è il momento nel quale c'è il sorpasso dell'americano sul greco. Greco che comunque, rispetto a Obiena, è davanti nella sfida per il podio. Aspettiamo Obiena. E capiremo se questi due atleti forti, l'americano e il filippino, si rimetteranno in carreggiata per prendersi argento e bronzo, per spartirsi argento e bronzo a queste Olimpiadi. Praticamente non metto in discussione Duplantis come vincitore. La sorpresa dovrebbe essere veramente alta. Ci vediamo anche il replay di Duplantis ai 5,95. Anche Guttormsen per la Norvegia ha sbagliato. 5,95 una volta, avendo avanzato alla quota successiva sia ai 5,85 sia ai 5,90 senza superarla, allora per aver fatto tre errori di fila è ufficialmente eliminato. Quindi Sondre Guttormsen è ottavo con 5,80. Sono rimasti in gara soltanto 6 atleti, e questa è un'altra prospettiva del bellissimo 5,95 di Duplantis, i soliti 15-20 cm sopra l'asticella. Duplantis, Kendricks, Karalis, Obiena, quelli che sono in questo momento i super favoriti per il podio.
Sajma, chiamato alla prova dei 5,95, c'è poi Marshall per l'Australia, una situazione leggermente più scomoda rispetto a quella del turco. Questo è il 5,95 sbagliato da parte di Karalis. Sarebbe per lui il primato personale, peccato perché si è un po' incartato sull'asticella. L'elevazione giusta per poter raggiungere questa quota ce l'ha ancora. Duplantis, se li fa o salta ancora e va oltre. XD. Secondo me Duplantis dovrà vedere quello che succede adesso. Li farà i 6 metri se non è, come dire, folle. Perché anche per lui i 6 metri iniziano a essere una quota, quantomeno dal punto di vista mentale, che può avere il... può pagare pegno, ecco. E quindi, certo, ritratto, potrebbe anche fare direttamente 6.05, perché Kendricks e Karalis non hanno fatto gara perfetta finora, quindi anche se Duplantis va ai 6.05 è davanti per somma di errori minore. Tanto questa era la risposta di Elkasevic nel disco appena prima di Alman, si ferma il suo attrezzo, quindi attualmente in seconda piazza. Si rinnova la sfida Elkasevic Alman nel disco femminile, quindi ritratto con la tua risposta. Duplantis potrebbe saltare i 6 metri, quindi non saltare i 6 metri, andare direttamente alla quota successiva, perché ha ancora un vantaggio nei confronti degli avversari per minore somma di errori. Pietro non è d'accordo con questa cosa di poter saltare, di poter andare direttamente alla quota successiva, c'è questo problema di italiano che non permette di comunicare correttamente. Però se uno come lui ha bisogno di avere il 100% del suo potenziale ai 6.05, 6.25, se deve fare record su record, allora, insomma, è una cosa condivisibile quella di non saltare sempre. Tre salti puliti, 5.70, 5.85, 5.95, e non è che venga senza rischi in non saltare 5.80 e 5.90, perché saltando più spesso, ovviamente si hanno maggiori, si prendono le misure meglio, si hanno maggiori automatismi, o meno si risvegliano certi automatismi meglio, e quindi si hanno meno problemi e meno rischi di fare cose come entrare a una misura molto alta con tre errori e venire clamorosamente eliminati, cosa che è successa tra l'altro in molte occasioni per favoriti di gare di salto con l'asta. Quindi non è un gioco sporco, secondo me, saltare non saltare 5.80 e 5.90 ed andare a altre misure. E poi è giustificato da quelle che sono le ambizioni di Duplantis oggi. Nadia Battocletti intanto, perché sta per partire la finale dei 5.000 metri donne, una finale con tante stelle, quindi aggiorno anche la scritta qua sopra. Ovviamente l'occhio lo continuo a tenere sul salto con l'asta. Il tifo di Luca per Nadia Battocletti, che sfiderà una fortissima come Gudaf Tsegay, primatista del mondo indoor qualche anno fa, l'Etiopia che porta anche Taye, il Kenya uno squadrone fortissimo in questa competizione, dicevo di Faith Kipyegon, che tra poco verrà anche inquadrata, e ci sarà l'incognita di Sifan Hassan, che non ha gareggiato a questi campionati europei, ha un po' ridotto come dire il suo carico nelle grandi manifestazioni, ma è pronta a fare la cosa incredibile a queste Olimpiadi, a lei il pettorale tra l'altro di campionessa uscente, è pronta a fare 5.000, 10.000 e maratona. La VNI, ecco quello che mi ricordavo, Mewtwo, grazie per il tuo contributo. A un europeo vuole entrare a o 5.70 o 5.75, le sbagliò tutte e tre e quindi fuori dai giochi. Cioè, queste strategie nel salto con l'asta sono fondamentali, ben più del salto in alto, perché è più faticoso, come dire, attivarsi per un salto quando si ha un'asta in mano, e dover aspettare anche così tanto tra una prova e l'altra è un fattore da tenere in considerazione.
Ci sono tanti giochi, come si è visto con Marshall e Guttormsen, di evitare di saltare, se ti rendi conto di poter superare una quota superiore, come dire, al secondo o terzo turno, e andare direttamente alla quota più alta, proprio perché è una questione di economia. Ma, ora che abbiamo parlato abbondantemente dell'asta e aspettando di vedere quello che faranno gli ultimi atleti ai 5,95 e poi quelli che saranno rimasti ai 6 metri, entriamo nel clima dei 5.000 metri femminili. Ancora qualche istante, atlete richiamate dietro la linea di partenza. Vi do quella che è la start list dunque, soltanto i nomi più importanti. Chebet, Tsegay, Taye, Eiza, Hassan, Kipegon e Battocletti. Nadia Battocletti, anche per quanto riguarda il World Ranking, è data nelle prime 8 insieme a Grovdal per la Norvegia. Grovdal e Battocletti hanno fatto una bella sfida a due agli scorsi campionati europei, ma adesso sale la posta in gioco perché siamo alle Olimpiadi. Partita dunque la gara dei 5.000 metri donne, mentre continua il disco, mentre continua il salto con l'asta. Il disco è una prova che vede Allman in testa davanti a Elkasevic. Il salto con l'asta a un Duplantis con un sorprendente numero di avversari ancora in palla a 5,95 m. Obiena è chiamato a saltare i 5,95 m in questo momento. I 5.000 metri donne spero che abbiano informazioni e passaggi da parte della informatica internazionale ogni 400 metri, per avere subito il polso della situazione. Fanno vedere dei replay in questo momento della gara del disco con la cinese Feng Bing, che ha superato Elkasevic per la seconda piazza, 67-51. Eccoci, torniamo ai 5.000 metri donne. Un giro compiuto sul ritmo piuttosto lento. Avrei sperato qualcosa di più per Nadia, per poter replicare il record italiano fatto ai campionati europei, e invece siamo intorno ai 3 minuti al chilometro, forse qualcosa addirittura di più a questo giro, e fa fatica anche la diretta, adesso va a scatti in maniera indecorosa. Siamo appena sopra i 3 minuti al chilometro, il passaggio ai 600 metri. Nadia tranquilla in mezzo al gruppo, Hassan, come solita fare, invece molto indietro, stanno imprimendo il ritmo le keniane. Un po' come era successo nella gara dei 10.000 metri al maschile. I 5,95 intanto di Obiena nel salto con l'asta uomini. Peccato il buttar giù con l'asticella col busto nella fase discendente. Sarebbe stato estremamente importante per Obiena questo 5,95, perché avrebbe voluto dire un piede sul podio. E invece niente da fare. Un'altra informazione importante. Karalis per la Grecia ha deciso dopo il suo unico tentativo ai 5,95 di passare direttamente ai 6 metri, e forse porterà a fare lo stesso anche molti altri. Quindi abbiamo per ora già tre atleti che saranno pronti ai 6 metri. Dicevo dell'errore di Obiena. Abbiamo i secondi turni adesso di Marshall, di Shashma e di soltanto loro due, in realtà, perché Guttormsen è stato eliminato. La gara dei 5.000 metri dunque, con Keniane in testa, poi Etiopi, ritmi relativamente tranquilli, siamo sopra i 3 minuti, forse questo è stato addirittura il giro più lento di gara. Passaggio ai 1.000 metri in cui Grovdal, che solita fare gara di testa, si mette davanti, e ho sorriso perché dopo questo 3-10 iniziale siamo tornati ai campionati europei. Grovdal davanti, Battocletti in seconda posizione. Forse è stata pagata dalla federazione italiana, la norvegese, perché è solita tirare l'azzurra e lanciarla verso traguardi, vittorie. Ed è successo anche a queste Olimpiadi. Dunque, Grovdal che stuzzica le altre atlete e aumenta il ritmo. L'atleta norvegese, che in teoria sarebbe pronta ad arrivare tra le prime 8 anche a questa gara dei 5.000 metri olimpici, e si vede proprio ad occhio quella che è la differenza di ritmo in questo momento. Siamo
definitivamente scesi, penso sotto i 3 minuti a chilometro. A questo punto le keniane continuano a seguire terza, quarta e quinta posizione, e poi abbiamo l'Etiopia, ed è sempre ultima in questo momento Sifan Hassan. Tra le componenti di questa finale dei 5.000 metri donne abbiamo anche Blomqvist per la Finlandia a rappresentare i colori europei, oltre a Battocletti e Grovdal. Quindi se andiamo a vedere queste atlete che forse hanno personali un po' più deboli rispetto alle avversarie, allora i primati sono intorno ai 14.45-14.50, dunque Hassan non corre il rischio per ora che si crei un buco con le avversarie appena davanti e che quindi debba essere costretta a recuperare bruscamente. Rimane lì, tranquilla. Kipegon si è vista per un attimo un po' più avanti, intorno alla settima ottava posizione. Sta venendo su anche per il Burundi Nyomu Kunsi, ed anche per, si dovrebbe essere questa l'atleta, ci sono divise un po' diverse anche per la testa nazionale, quindi comunque penso di aver identificato l'atleta che è attualmente intorno alla quinta posizione. Adesso abbiamo Sajma, questo dovrebbe essere credo il 5.95, in cui sbaglia stavolta nettamente. Forse è finito il periodo d'oro di Sajma, sta ringraziando il pubblico, mi sa che Sajma abbandona la compagnia così. Peccato per il turco, esatto, aveva solo due tentativi disponibili a 5.95, si è un po' spento dopo un percorso di gara bellissimo fino a questa quota, ed è incredibile come un percorso netto fino a 5.85 porti, non dico ai piedi del podio, ma addirittura ufficialmente in quinta posizione. Peccato per il turco, che aveva dimostrato di poter fare forse molto di più nei tentativi precedenti. Rimangono Obiena, Karalis, Kendricks e Duplantis. Soltanto Obiena ha deciso di continuare con i tentativi a 5.95 m. Gli altri tre saranno i primi due direttamente per aver superato la quota, Karalis per averla passata ai 6 metri tra qualche minuto in questa finale del salto con l'asta uomini. Dunque 5.000 metri donne, continuano le atlete, hanno superato da poco i 2 chilometri, posso farvi vedere poche immagini, e quando passo con la diretta fa un po' di fatica anche lo streaming. Vi dirò soltanto che i 2.000 metri vedono Grovdal in testa, 6.05, poi Battocletti, Cranny per gli Stati Uniti, Kipkemboi per il Kenya, dunque un chilometro che è stato intorno ai 2.55. Eccoci con Obiena, il suo secondo tentativo ai 5.95 m, questo in diretta, e fa praticamente lo stesso errore del primo tentativo. Attenzione per Obiena, perché butta via il podio in questo modo. Obiena che non sta facendo quello che si era figurato in questa finale del salto con l'asta uomini. Stesso identico errore, dicevo, forse è un problema di trasferimento di energia cinetica al momento giusto per poter avere, come dire, la velocità giusta per scavalcare l'asticella senza caderci pesantemente sopra. C'è intanto Valerie Hallman nel lancio del disco donne, confortevolmente in testa, mentre il Kasevich è stata superata da la cinese Feng. Hallman continua ad allungare, contenta lei, sicuramente una finale solida. Vado a vedere anche cosa sta succedendo con l'azzurra Desi Osakwe. Osakwe ha fatto tanti errori dopo il primo 63-11, ma siamo un po' dimenticati di questa finale del disco. Siamo già al quinto turno di lanci. Osakwe è stata superata anche dalla tedesca Steinheicher, che fino a poco fa era... Sì, per qualche motivo ha già lanciato Steinheicher, nonostante già prima del terzo turno di lanci avesse superato Daisy Osakwe. Comunque Daisy Osakwe, dopo 4 lanci, è ottava, vi faccio vedere qua, Van Klinken settima, Claudine Vita sesta, Kamga quinta, Steinheicher quarta, e poi Elkasevich, Feng ed Hallman. Questo è il podio provvisorio.
con la Allman che ha allungato fino a 69,50 con il gesto che vi ho fatto vedere pochi istanti fa. Dunque, momenti campali per la finale del disco donne con Osaka che è comunque riuscita ad agguantare l'obiettivo previsto, ecco, di un posto nelle prime 8. Continuano anche i 5.000 metri donne, 3 km con un passaggio intorno ai 2.56-2.57 al chilometro. Siamo poco sopra i 3 minuti al chilometro di media, in realtà esattamente 3 minuti al chilometro di media, perché Taye adesso per l'Etiopia è passata in testa con 9.00 e un decimo appunto ai 3.000. Poi c'è Tsegay, sembra quasi un attacco concertato, esattamente come nei 10.000 metri maschili, questo nei 5.000 donne. Chebet per il Kenya in terza piazza, Kikenboy, Kipegon, Eisa, Battocletti attualmente settima, è scivolata ancora più indietro, Grovdal decima, comunque stesso tempo delle avversarie. Una sola atleta ha iniziato a far fatica e a staccarsi, si tratta di Niyo Mukunzi per il Burundi. Adesso ha una ventina di metri di ritardo, siamo circa al due terzi di gara di questo 5.000 donne, iniziano a scaldare i motori le atlete importanti, e che attenzione adesso è un punto fondamentale della gara con Kipegon, Fight Kipegon che si affaccia in testa a questa finale dei 5.000 metri donne, continuano a staccarsi le atlete. Dopo il suo tirare è in fondo a far fatica anche Grovdal, si sta staccando anche Blomqvist per la Finlandia e credo anche Morgan per gli Stati Uniti. C'è stato un minimo di rallentamento in questo momento, forse cercheranno di tornare proprio adesso le due che vi ho citato in coda al gruppo. Tutte le keniane praticamente davanti, però adesso è Kenya, Chebet, Kipkengoy e Kipegon. Attenzione perché abbiamo anche l'ultimo tentativo ai 5.95 di Obiena. E che peccato, era veramente in grado di superare questa quota, non ce l'ha fatta in tutti e tre i casi per errori ampiamente correggibili. Quindi purtroppo qualcosa è mancato a Obiena, a 5.95 sembrava essere in grado di fare ben di più. E invece le ambizioni del filippino si fermano prima del podio, quindi Obiena non è sul podio in queste Olimpiadi, sarà con tutta probabilità Karalis e Kendricks la composizione del podio, oltre ovviamente a Duplantis, e vedremo come pensava Pietro, se Duplantis come dire provocatoriamente diceva Mewtwo, se Duplantis farà i 6 metri o andrà direttamente ai 6.05. Ma siamo già intanto ai 4.000 metri nella gara dei 5.000 metri donne, e Nadia Battocletti è lì nel gruppo che conta, mentre fa fatica anche la Grovdal. Passaggio che vede in 11.50 Gudaf Tsegay, poi Fat Kipegon, Kipkenboy, Chebet, Crani, Taye, Eisa, Battocletti dunque ottava, Sifanassan è sempre nel gruppetto, e poi un piccolo gap che si è creato con Schweizer per gli Stati Uniti in decima posizione. Forza Nadia, perché qua rischiano di chiudere intorno ai 2.40 quest'ultimo chilometro, e magari si va anche vicini a quelli che sono i tempi del primato italiano realizzato quest'anno, pochi mesi fa in realtà, ai campionati europei di Roma. Nadia messa molto bene, mi sembra forse meno affaticata di una Hassan, che comunque regge il ritmo di queste fortissime atlete. Adesso il traino è etiope, abbiamo in testa in particolare Yudaf Tsegay, Fight Kipegon è a sua ruota, cerca di marcarla, pronta a aspettare il momento nella quale attaccherà. C'è anche Chebet in realtà in seconda posizione per il Kenya in questo momento. Nadia Battocletti dunque è tra le 8, si sono staccate in 8 in questo momento. Abbiamo 3 etiopi, 3 keniane, poi Hassan per l'Olanda e poi Nadia Battocletti che tiene il ritmo.
sua concentrazione in questa finale dei 5.000 metri donne. Continuano ad accelerare in questo momento le keniane. Un attacco di concerto, questo a un giro e poco più della conclusione. Fa un po' di fatica Nadia in questo momento. Attenzione, c'è bisogno di una grande volata per cercare di difendere la posizione, forse anche cercare di raggiungere un posto nei primi 5. Ultimo giro con la campana che suona e abbiamo il Kenya in fila che cerca di staccare le etiopi. Sta venendo su molto bene anche Sifan Hassan per agguantare il podio. Nada Battocletti che è salita in sesta posizione in questo momento. Fight Kipegon che fa la grande volata. Fight Kipegon e poi in seconda piazza ancora il Kenya con Chebet. Kipegon e Chebet dovremmo avere in terza posizione. Sifan Hassan si sono un pochino annientate da sole con il ritmo precedente le etiopi. L'Etiopia che pensavo davanti non lo è in questa fase finale di gara. È una sfida tutta keniana questa per la vittoria dei 5.000 metri donne. Kipegon contro Chebet, contro la probabilità Kipegon che perde un po' in questo momento. Attenzione! Per quella che è la vincitrice di questa gara dei 5.000 metri donne, Chebet. Chebet vince su Kipegon, Sifan Hassan in terza posizione e Nadia risale addirittura fino al quarto posto. Grandissimo tempo da parte di Nadia Battocletti, grandissima gara, è riuscita a fare quello che molte keniane ed etiopi non sono riuscite a fare, prendersi un posto ai piedi del podio. Chebet, Kipegon, Hassan, Battocletti rintuzza il record italiano 14:31:64. Una prestazione incredibile. Nadia ha fatto intorno ai 2 minuti e 40 l'ultimo chilometro, perché questo era più o meno quello che avrebbe dovuto fare per correre intorno ai 14:30. E sinceramente non me l'aspettavo così avanti, me l'aspettavo forse quinta o sesta, ma non quarta. Quinta arriva Kipkenboy, sesta Taye, settima Eisa. Praticamente annichilita nell'ultimo giro Gudov Segai, che addirittura prende la nona posizione, mentre intanto errore a quota 6 metri per Kendricks. Che gara che abbiamo vissuto! L'ultimo giro della finale dei 5.000 metri donne è stato semplicemente sensazionale. Io dico che questo quarto posto di Nadia Battocletti è stato incredibile. Mi dispiace per chi pensava che mi sarei spogliato per un podio. Io veramente pensavo che il podio di Nadia Battocletti fosse così difficile che ho scommesso che mi sarei spogliato nel caso in cui ce l'avesse fatta. Ma non è successo e non statemi a dire che devo farlo in questo momento, non lo farò. Voglio aspettare, invece mi recupero questo replay dell'ultimo giro di Nadia Battocletti. La sfida tutta keniana tra Chebet e Kipegon, le etiopi che alla fine hanno fatto un grande bluff in quest'ultima fase dei 5.000 metri donne. È stata una gara veramente bella e la pista forse ha aiutato con i suoi materiali a spingere, a propellere avanti una Nadia Battocletti che continua il suo incredibile percorso di crescita verso l'elite dei 5.000 metri donne. La felicità per Chebet. Kipegon perde lo scontro interno con una compagna di squadra che però quest'anno aveva fatto vedere cose migliori. Io sono costretto a farvi vedere i replay dell'ultima parte di gara tornando indietro con lo streaming. Quindi questa è la volata finale. Dov'è Nadia Battocletti a 150 metri dalla conclusione? Eccola che sta affiancando Kipkenboy, la supera proprio sul rettilineo per andarsi a prendere questo bellissimo quarto posto. E dietro la difficoltà di Hassan, questo è il traguardo. Quindi Chebet, Kipegon, Hassan e Battocletti che piomba sulla linea a prendersi il record italiano e quarto posto. Eccezionale. Il tuo pronostico K era 14:29 e quindi mi sa che sei vincente anche in questo. Riesci ad azzeccarle molto bene. Torno su Duplantis, Mewtwo, perché me lo hai servito su un piatto d'argento. Questo è 6 metri di Duplantis, quindi, come dire, è tarato sul 20 cm abbondanti più della misura dell'asticella. Duplantis, no, questo forse è anche 25 o 30 cm più della misura dell'asticella. Duplantis è semplicemente sensazionale. Lo spazientirsi che citava Pietro è semplicemente perché voleva arrivare prima alle quote che gli interessano. 6 metri da parte di Duplantis. Ci sono anche altri replay del finale dei 5.000 metri donne che vi ho fatto vedere, sperando
che vi siate emozionati insieme a me per questa prova incredibile da parte di Nadia Battocletti. Torno al salto con l'asta, dunque, avendovi narrato le ultime fasi dei 5.000 metri. Un grande finale, un ultimo giro probabilmente dalle parti del minuto o poco sotto. Duplantis quindi si prende, ma ce l'aveva già in realtà, la prima piazza nel salto con l'asta. Kendrick ha sbagliato una volta a 6 metri, Karalis ha sbagliato pure lui, ma è ormai sicuro del podio con gli errori di Obiena, Sashma e Marshall. Quindi per il greco a pochi centimetri dal primato personale, un risultato di tutto rispetto, forse non atteso prima di questa gara. E ora abbiamo soltanto due tentativi di Kendrick e Karalis, e Duplantis non vede l'ora di mettere l'asticella dalle parti del record del mondo. Fanno vedere adesso gli errori, immagino, sì, sono i primi tentativi asimmetrici, quindi gli errori sia di Kendrick che di Karalis, che proprio abdica, non riesce proprio a impostare il salto in questo suo primo tentativo. Ne avrà altri due prima di, come dire, smettere di sognare, perché ancora in gara c'è. Il lancio del disco donne vede le atlete impegnate nell'ultimo turno, quindi Daisy Osakwe ha già finito la sua gara di lancio del disco, non si è più migliorata dopo il 63-11 di partenza, e con questa prova è arrivata ottava. Mi dispiace non avervi fatto vedere altro che il tentativo nullo, che era il suo secondo. Non si migliorano Van Klinken, Vita, Kamga, Steinacher, che ha lanciato in questo momento per un nullo. Aspettiamo le ultime tre. Una particolare interessante, che mi ero dimenticato di citare, il fatto che il Kasevich è sì terza, ma con la stessa misura di Feng, che è davanti soltanto perché aveva fatto anche 67-25 al quarto e quinto turno di lanci. Dunque il Kasevich che deve fare solo un centimetro di miglioramento per sperare di prendersi il secondo posto, ma ovviamente da grande campionessa che è, questa fortissima serba, croata, scusatemi, sicuramente la Serbia e la Croazia non si vedono di buon occhio, quindi come dire, posso aver offeso qualche serbo croato in questo momento. La croata Elkazevic deve fare un solo centimetro di miglioramento per arrivare seconda, ma nella sua testa ci sono i 2 metri necessari per prendersi il primo posto attualmente di Valeri Alman. Prime due misure uguali. Addirittura anche la... la prima misura uguale, perché poi Feng si è migliorata. Ha provato il tutto per tutto il Kasevich, ma è nullo questo tentativo. Quindi terza, comunque un podio olimpico ad arricchire la sua prestigiosissima carriera. Dicevo, per rispondere a... Dov'è? Ah, è stato cancellato il commento, però comunque sì, hai capito. Feng aveva fatto 64-80 e come seconda misura poi si è portata a 67-25, mentre il Kasevich 64-25 come seconda miglior misura, l'unica valida, oltre a quella che le ha garantito il terzo posto. Adesso, proprio le ultimissime battute del disco donne, non ti preoccupare Mewtwo, come dire... per me, insomma, non c'è alcuna derisione in questo, cioè cerco di essere il più possibile aperto, e avevo capito anche quello che era successo. Feng per la Cina non riesce a migliorarsi e quindi Valerie Alman è ufficialmente di nuovo campionessa olimpica qua allo Stadio Olimpico di Parigi. 69-50, un po' meno credo di quello che aveva fatto agli scorsi campionati o anche alle Olimpiadi di Tokyo. Vediamo se gli honors ce lo possono dire. Ad esempio, i Giochi Olimpici di Tokyo l'aveva vinti con 68-98, no? Dunque è un piccolo passo in avanti rispetto a Tokyo. Ai campionati mondiali, per qualche motivo mi ricordavo che avesse vinto effetto Mandela. In realtà ha avuto sempre qualcuna che l'ha impedito di raggiungere questo obiettivo.
69,23 ma secondo posto in Ungheria, 68,30 e terzo posto in Oregon. Quindi questo è a tutti gli effetti il miglior risultato di Allman in una gara, che fosse Olimpiade, che sia Olimpiade o che sia campionato mondiale. Cosa è successo, Mewtwo? Un'informazione molto importante! È stata squalificata un'atleta? È stata squalificata un'atleta nei 5.000 metri, è questo che mi state dicendo? Sì! Nadia Battocletti è salita in terza posizione! E avevo promesso che mi sarei spogliato. Nadia Battocletti è arrivata terza su 5.000 metri per squalifica di... Per squalifica di Kipegon, regola 17.1.2. Ah, la prima medaglia dell'atletica leggera a queste Olimpiadi arriva con Nadia Battocletti. La regola 17.1.2. Fatemi vedere. La regola 17.1.2 è quella di Jostling. Mentre c'è l'ultimo lancio di Allman. Disco che atterra dalle parti della sua miglior misura. E c'è la traduzione, ecco. È stata squalificata per spinte sulle avversarie. Quindi, Nadia Battocletti, podio nei 5.000 metri alle Olimpiadi. Un risultato impensabile. Un risultato impensabile alla vigilia. No, allora, sognabile? Sognabile sì. Razionalmente pensabile no. O almeno per me non lo sarebbe stato. Ed ha voluto dire tutto questo ultimo giro strepitoso, quest'ultimo chilometro strepitoso, corso intorno ai 2,40 e il sorpasso proprio sul rettilineo su Margaret Chelimo Kipkemboi. Vi faccio rivedere questa classifica. Chebet 14:28:56, Hassan 14:30:61 e Nadia Battocletti 14:31:64. Chapeau! Grandissimo risultato, grandissima medaglia. Nadia per ora salva la spedizione azzurra, aspettando ovviamente le prestazioni di Furlani nel lungo, forse ancora Simonelli, e poi negli ostacoli della staffetta 4%, Sibilio ha forse possibilità di medaglia. Intanto eliminato Karalis, Karalis contentissimo del suo podio, balza di gioia, c'è soltanto Kendricks in gara rimasto, oltre che Duplantis, che ha assicurato la sua vittoria e sta solo aspettando di mettere l'asticella a quota record del mondo. Forse la medaglia più in attesa. Quindi, Disco Donne finisce con la vittoria di Allman, vi faccio vedere la classifica ufficiale e poi ci concentriamo sul salto con l'asta pochi minuti prima degli ultimi fuochi d'artificio in pista, la finale degli 800 metri donne. Allman vince con 69,50, Feng 67,51, così come il Kasevich, Steinacher 65,37, Kamga, Vita, Van Klinken e Osakwe. Kendricks, per rimanere in gara, 6 metri e sbagliati. Forse ha ancora un salto a disposizione, da come si comporta sembrerebbe così. No, eliminazione anche da parte di Kendricks, che saluta il pubblico francese. Duplantis è rimasto solo. Duplantis è campione olimpico del salto con l'asta. Duplantis, campione olimpico nel salto con l'asta uomini. Dicevi dell'underdog, Battocletti. Un po' è underdog anche Emmanuel Karalis per la Grecia, che ha vinto il bronzo, pure lui. Nel salto con l'asta, scusate che mi sta tornando l'emozione. Nadia Battocletti ha vinto un bronzo nei 5.000 metri alle Olimpiadi. Madò, che roba. Abbiamo tempo di fiatare qualche istante prima che comincino a presentare l'atleta degli 800 metri donne. E forse prima che partano, Duplantis avrà tempo di fare un tentativo nell'asta. Dovrebbe aver messo l'asticella a 6.10.
Quindi Duplantis con tutta probabilità 6,10 e poi 6,25. Questa è la sua progressione nell'asta uomini. Kendricks è una spalla insanguinata. Pietro, un dettaglio che avevo mancato, forse si è tagliato. Comunque ormai sicuro per lui il secondo posto. La classifica dell'asta vede, a parte Duplantis, bisogna aggiornare la misura, Kendricks a 5,95, Karalis a 5,90, Obiena a 5,90, ma con maggiori errori, Sajma a 5,85, così come Marshall, sesto, settimo Wang a 5,80, ottavo Guttormsen a 5,80, Zernikel, Litabere a 5,70, così come Vlon, e poi dodicesimo Kreis per la Lituania a 5,50. Quindi salto con l'asta che aspetta soltanto Duplantis a 6,10 e poi a 6,25, e la gara rischia di tirarsi avanti per le lunghe. La gara del salto con l'asta è iniziata alle 7 di sera, sono le 9.55 e Duplantis deve ancora nella sua testa scaldare i motori. L'oro di Duplantis era scontato, ma l'oro di Katzberg nel lancio del martello di ieri forse era anch'esso incredibilmente scontato. L'oro di Lyles nei 200 metri sarà forse anch'esso molto scontato. L'oro di Allman nel disco aveva forse la cinese Feng o il Kasevich che potevano come dire, metterlo a rischio, e l'oro di Krauser nel peso anche lui era piuttosto scontato. Diciamo che ci sono state parecchie discipline in realtà dove si è fatto non si è fatta molto fatica a capire che avrebbe vinto Duplantis, re di questa speciale classifica di facilità di vittoria. Altri invece in cui c'è stata una vera e propria lotteria e dove anche alla mezzo scap praticamente nessuno ha preso il nome del vincitore. Un'altra gara dove dovrebbe essere facile indovinare, con l'unica incognita rappresentata dalla keniana Mari Mora, è la finale degli 800 metri donne che sta per partire. Quindi andiamo in clima 800 metri donne, abbiamo visto Mora e adesso anche Keely Hodgkinson per la Gran Bretagna, la primatista di quest'anno, e una probabilità non così remota di poter forse intaccare anche il record olimpico. 400 ostacoli femminile non è così scontata, Mewtwo, perché la sfida Ball-McLaughlin è veramente avvincente sulla carta, e Fenke Ball è in crescita, l'ho dimostrato anche con il suo recupero incredibile per la vittoria della 4x400 mista. Ma adesso le finaliste degli 800 metri donne: Whittaker per gli Stati Uniti, Meselé per l'Etiopia, Maloney per le Isole Vergini, Hodgkinson, Gran Bretagna, Seko Diso per il Sudafrica, Mora per il Kenya, Lamothe per la Francia, lei che si è migliorata proprio in questa occasione per poter accedere alla finale olimpica, forse una delle più belle storie, diciamo, interne a questa finale degli 800 metri, e poi Duguma per l'Etiopia in corsia numero 9. Straordinaria Dennis Mengoni, grazie intanto per essere qui, perché si è collegato da poco. La scommessa che avevo fatto era che mi sarei tolto la maglietta se Nadia fosse salita sul podio. Per me veramente una cosa inconcepibile. Ce l'ha fatta. Ricorso del Kenya contro la squalifica. Ah, non ci date questo... questa insoddisfazione di toglierci il terzo posto. Probabilmente prima della fine delle gare, prima del salto di Duplantis, sapremo se dovrò rimettermi o meno questa maglietta, se Nadia Battocletti rimarrà tra le prime tre nella gara dei 5.000 metri donne. Ma adesso la finale di 800 metri vede le atlete che sono partite. La partenza dunque con una Hodgkinson che non la manda giù, non la manda a dire nella prima parte di gara, è partita molto forte, come è partita forte anche Duguma per l'Etiopia in corsia esterna. Aspettiamo che le atlete rientrino alla corda e vediamo appunto l'Etiope Duguma che passa in testa, e poi dietro abbiamo Maloney per le Isole Vergini, Hodgkinson
deve fare un po' più di fatica, ma è attualmente tornata in prima piazza. La connessione che fa un po' di fatica invece, Mary Mora, Hodkinson, sono praticamente affiancate a quello che è il passaggio all'ultimo giro di questa gara degli 800 metri donne. Il ritmo è notevole, fa fatica a seguire la diretta, peccato. 58,4, intanto mi dice la grafica, il passaggio al primo giro, Hodkinson, Mora, Duguma, le tre atlete che hanno ravvivato questa gara fin dai primi momenti. Poi Sekodiso, Maloney per le Isole Vergini, Whittaker, Lamoté e Meselé per l'Etiopia a chiudere. Tutte attaccate ovviamente, è fondamentale come in una gara di 800 metri è sempre il rettilineo opposto a quello del traguardo, con Hodkinson che guida, cerca di venire su in questo momento sia Mora ma anche Sekodiso per il Sudafrica, gara che è un po' congelata per quanto riguarda le posizioni. 1:28:31, non stanno andando fortissimo, forse i vari turni hanno pagato per le prestazioni. Hodkinson che lotta contro Mora a 120 metri dalla conclusione, aspettiamo allora il rettilineo finale, se riusciamo ad avere le immagini. Hodkinson è ancora in testa, Mora che non sembra essere capace di poter resistere all'incontenibile inglese, ci prova allora Sekodiso a agguantare la prima piazza, niente da fare però, Hodkinson vince, seconda è Duguma, anzi non Sekodiso, Duguma seconda piazza, terza Mary Mora. 1:56:72, dunque l'ultimo 200 metri è stato corso intorno ai 28 secondi, che per una gara femminile è un tempo di tutto rispetto, una volata notevolissima e le lacrime di Hodkinson che va a prendersi una meritata vittoria, una consacrazione alle Olimpiadi. L'atleta britannica vince in 1:56:72. Duguma fa il primato personale e si abbraccia con le compagne di squadra etiopi, ma anche con la keniana Mora, che è terza in 1:57:42. Seconda Duguma in 1:57:15. Celebra il suo risultato l'etiope. Maloney è quarta con 1:57:66, Lamoté quinta, un buon recupero finale per la francese, 1:58:19, sesto posto per Meselé, 1:58:28, Whittaker 1:58:20 e Sekodiso 1:58:79. Quarta Maloney, speravi lei per un nuovo podio. Sidney Maloney, classe 99, St. Vincent, non Isole Vergini, scusate se precedentemente avevo sbagliato, è stata campionessa under 23 e della speciale gara internazionale riservata alle Isole Caraibiche. Ma adesso Duplantis, peccato che vada così male la diretta, Duplantis dunque supera con estrema facilità ed è record olimpico la quota di 6 metri e 10. Duplantis 6 metri e 10 asta uomini e con tutta probabilità adesso metterà l'asticella subito dalle parti del record del mondo. Non mi fare questo scherzo adesso, ZDF con la diretta, dicevo di Duplantis. Ovviamente io un occhio lo tengo sempre per la classifica dei 5.000 metri femminili. Nadia Battocletti è confermata in terza piazza, finché Kipegon non è riammessa, se la rimetteranno, questa maglia non me la rimetto. Diciamo che porta bene per Nadia Battocletti che io rimanga così. La mia testa me lo giustifica in questo modo, questo comportamento. Poi staremo a vedere. Duplantis, facilissimo, a quota 6,10 metri. È praticamente ancora 15 cm sopra l'asticella ed è esattamente quello che serve per fare il record del mondo. Armand Duplantis, anzi viene dato addirittura 19 cm sopra l'asticella nel punto più alto, quindi forse in futuro vedremo un Duplantis dalle parti dei 6,30 metri, nemmeno troppo difficilmente. Aspettiamo ancora un po' dunque, perché abbiamo le ultime emozioni e sono emozioni grandi. Potrebbe cadere il primo record del mondo di queste Olimpiadi nell'atletica leggera. Duplantis pronto ad affrontare quella che è la sua miglior misura di sempre in una gara di salto con l'asta. Poi magari in allenamento ha fatto anche di più. Hodkinson si gode questa vittoria negli 800 metri femminili. Nadia Battocletti, il grande risultato per l'Italia
a queste Olimpiadi. Nell'atletica per ora è il suo podio, 14:31:64, tra l'altro anche record italiano. Tra poco vedremo quello che riuscirà a fare Duplantis. Penso che ci sia qualche minuto prima di poterlo vedere, quindi intanto vi do qualche replay del retterino finale degli 800 metri femminili, con Mora che tende a impettirsi un po' troppo e dunque perdere rispetto alla inglese vittoriosa. Una Mora che però anche nelle qualificazioni, nelle semifinali, non era sembrata così tanto in forma, ed infatti motivo per il quale poi perde anche nei confronti della etiope Doguma, per lei primato personale 1:57:15. Dicevo, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi se abbiamo domande, possibili interazioni, la chat è per voi. Posso iniziare a fare intanto un piccolo replay, un piccolo riassunto di quello che è successo finora. Quindi medaglia di Nadia Battocoletti, i 3000 metri siepi, qualificazioni senza purtroppo azzurri che sono passati avanti, ma molto bene è andato, sono andati i favoriti Girma e il Baccali. 200 metri uomini con Desalu e Torto, che sono facilmente, almeno per quanto riguarda Desalu, un po' più difficile Torto, avanzati alle semifinali, con delle buone prestazioni in ogni caso. La finale del disco donne che ha visto la vittoria di Alman e l'ottavo posto di Daisy Osaka per l'Italia. Le semifinali dei 200 metri donne che hanno chiarito che sarà probabilmente una sfida tra Gabby Thomas e invece la Alfred per la vittoria. I 5000 metri donne con la vittoria di Chebet e Kipegon squalificata per permettere a Battocoletti di salire sul podio. Gli 800 metri femminili con la vittoria di Hodgkinson, ufficiale la squalifica di Kipegon, e dunque, ok, cade tutto. Nadia Battocoletti vince il suo primo bronzo olimpico, e dico primo aspettandomi una radiosa carriera da parte dell'azzurra. Poi a sto punto possiamo anche dare un'occhiata a quelle che sono le gare che ci aspettano domani, aspettando Duplantis, in quanto domani avremo, se forse riesco a vedere la timetable, un attimo, avremo delle gare interessanti, avremo dei turni di ripescaggio, intanto dei 200 metri maschili con Petto Rossi, la mattina che come solito non ci darà delle medaglie. In particolare avremo le batterie dei 1500 metri donne. Attenzione, ecco cosa è successo. Ecco il motivo per cui Kipegon è stata squalificata. Le spinte con Tsegai, la quale poi è stata anche tagliata fuori dalla vittoria, non per queste spinte ovviamente, è scivolata mestamente, forse per una condizione non ottimale, fino all'ottava posizione, forse adesso ottava, no, continua ad essere ottava, dopo la squalifica di Kipegon. Dunque Nadia Battocoletti ufficialmente sul podio a queste Olimpiadi. Dicevo, di domani avremo le batterie dei 1500 metri donne, per l'Italia avremo soprattutto le nostre speranze riposte su del buono. Eccoci anche con la felicità di Battocoletti mentre si rende conto di aver vinto una medaglia olimpica. Più che felicità penso che sia il non volerci credere ancora, un pianto liberatorio. Brava Nadia, tra l'altro Nadia per due volte è stata ospite su questo canale in un'intervista. Sarà dura ora che ha vinto un bronzo olimpico che riesca ad averla successivamente, ma ci proverò. Sarà interessante fare il punto di questi ultimi anni, della sua crescita continua. Dicevo, di domani che avremo i 1500 metri donne con Federica Del Buono, che ha anche preso parte alle qualificazioni dei 5000, non riuscendo a passare il turno per poco. Il giavellotto uomini, 100 metri, 110 metri ostacoli, uomini, ripescaggio, Simonelli c'era riuscito molto bene a passare alle semifinali. Il salto in lungo donne, quindi attenzione alla lista di Apechino. Il ripescaggio dei 400 metri donne, il giavellotto uomini gruppo B e poi il ripescaggio dei 400 ostacoli e dei 200 metri. Fortunatamente con tutti questi ripescaggi non ci saranno molti azzurri, sarà in realtà una mattinata piuttosto poco interessante per via delle gare interlocutorie, ma noi ovviamente saremo in diretta a partire dalle 7:30 in questo caso, perché la prima gara sarà la semifinale dei 400 metri uomini con Sito per i colori azzurri,
e per capire se avremo Michael Norman contro Kieran James, probabilmente come possibile sfida per loro. E la finale del martello femminile con Sara Fantini, che può prendersi tranquillamente una medaglia, o meglio, con merito una medaglia, ad andare a fare coppia con il grande risultato di Nadia Battocletti. 400 ostacoli donne nelle semifinali, con la sfida che si rinnova, in questo caso a distanza però, tra la Ball e tra McLaughlin. Il salto in lungo uomini con Furlani, pronto anche lui a giocarsi le sue chance di medaglia. Le finali dei 1500 metri uomini con Pietro Arese e Ingebrigtsen, che vuole con gli occhi iniettati di sangue, nonostante i problemi dell'inverno, prendersi un altro oro olimpico. I 3000 metri sepi donne alle 21:14, e poi la finale dei 200 metri donne. Quindi sono giusti così? Allora era un unicum particolare che ci fosse un giorno d'attesa, sì, tra le batterie di qualificazione e le semifinali di 200 metri. Domani chiudiamo alle 21:40 con la semifinale di 200 metri donne. Silvia, dovresti andare a dormire adesso, ci avevi scommesso. Allora, l'ultima grande emozione che ci aspetta adesso è quella che ci regalerà Mondo Duplantis. L'asticella è posta a quota 6:25, e se questo tentativo, o se non questo, i prossimi due andranno in porto, allora avremo un record del mondo. Pietro, non ti preoccupare, insomma, sono qua disponibile, sempre pronto, e questa è una casa accogliente per chi vuole collegarsi, quindi non imponga a nessuno di esserci. E poi se devi fare qualcos'altro, insomma, la vita è anche al di fuori di queste Olimpiadi, ma quando ci emozioniamo per i risultati di questi grandi atleti, possiamo anche essere ispirati, e non ho degli altri vantaggi del seguire lo sport e l'atletica leggera. Duplantis, 6:25, primo tentativo! E praticamente l'ha voluto buttare via lui, attorcigliandosi con le braccia sull'asticella. Era già sopra, era già il record del mondo. E invece dobbiamo aspettare un po'. Lo sa Armand Mondo Duplantis, che ci è arrivato estremamente vicino. E adesso aspettiamo qualche minuto per la replica. Vediamo nel replay cosa è successo esattamente. Duplantis che... eccoci sopra l'asticella. No, aveva tarato male la parabola sopra l'asticella, motivo per il quale non è riuscito a realizzare subito questo 6:25. E c'è anche un altro dettaglio molto interessante. Credo che ci siano dei fili che permettono di far salire più facilmente l'asticella. No, vabbè, ci sono dei fili sui retti dell'asta del salto con l'asta, che forse sorreggono le telecamere e tutto il marchingegno tecnico che permette dimostrare quanto è alto l'atleta è passato sopra l'asticella. Comunque sì, è migliorato col tempo il modo in cui venne raccontata l'atletica leggera in pista. Salto molto buono, Pietro, confermo. Deve solo mettere a punto qualche piccolo dettaglio. Spero ovviamente che abbia la possibilità di farlo presto, perché se è fatta una certa festeggeremo poi questo record mondiale con gioia. C'è anche in questo momento la cerimonia di premiazione dei 100 metri uomini, dunque poco dopo il passaggio di turno in semifinale torna Lyles in pista per ricevere l'oro e ascoltare l'inno americano. Vi ricordo ovviamente che Duplantis con il 6:10 precedente ha già realizzato il record olimpico, ma ovviamente adesso è puntato al record del mondo. Tra le medaglie scontate c'è anche quella del sollevamento pese di Talakadze. Beh, ovviamente io mi sto riferendo all'atletica leggera, e ce ne sono state parecchie rispetto agli scorsi anni di medaglie scontate. Dire che il 30% delle gare ha dei vincitori scontati non è forse un'esagerazione. Intanto abbiamo Lyles, abbiamo Curley, abbiamo Thompson tra quelli che sono i protagonisti della gara dei 100 metri uomini di ieri. Purtroppo Jacobs per pochi centesimi non è riuscito,
E guardate chi c'è a premiare. C'è uno dei grandissimi avversari di Mennea. Ah, mi era stata fatta la domanda qualche tempo fa. Anthony l'aveva fatta, se avessi comunque dei riferimenti in atletica del passato. So qualcosa anche di Borzov, grande duecentista, e di Mennea. Un Borzov che è molto diverso rispetto a quello che aveva dato filo da torcere all'azzurro nei tempi gloriosi della velocità europea. C'è anche Sebastian Coe, presidente dell'Atletica Mondiale, è un po' lo Stefano May internazionale, se vogliamo dire così, e nei 1500 metri e negli 800 ha realizzato record del mondo ai suoi tempi, negli anni 80. Per Duplantis fare 3 ore di gara, ma l'avevo già citato precedentemente, è ancora peggio che per me commentare ininterrottamente queste belle gare di atletica leggera. Aspettano a questo punto queste premiazioni, e a sto punto che vi ho detto quello che ci aspetta domani, vi ho detto quello che è successo ieri, quello che è successo stamane, vi ho fatto tutto il riassunto delle gare, a sto punto entriamo in modalità chill, aspettando che Duplantis torni in pedana. Se avete qualche argomento in particolare che volete sviscerare in questo momento, sono a vostra completa disposizione, altrimenti parto a ruota a raccontarvi le mie avventure / disavventure atletiche, che magari può interessare a un drappello di appassionati. Allora, oggi non ho ancora corso perché avevo previsto, la situazione è stata terribile tra le 11 di ieri sera e le 3 di oggi. Fortuna che sono in vacanza, però praticamente ero stato catatonico, ero in stato zombie. Il video di ieri del culminato con i 100 metri vinti da Lyles mi è stato buttato giù per copyright, e ho cercato disperatamente di salvarlo sfocando parti, ma continuamente venivano riconosciuti altri segmenti come protetti da copyright. E finalmente oggi a mezzogiorno ho deciso di mollare e di ricaricarlo direttamente, perché il problema del video di ieri è stato che ho mostrato 30 secondi senza interruzioni di diretta, e questo ha triggerato l'algoritmo, e da quel momento in poi anche 1-2 secondi che vi mostravo durante la serata erano riconosciuti. Quindi il problema è triggerare l'algoritmo la prima volta, stuzzicarlo la prima volta, perché poi quando succede sono casini. Quindi ho passato metà della notte e tutta la mattinata a cercare di salvare il video, ho dormito praticamente niente, sono stato in stato catatonico, ed è per questo che decido di correre dopo queste gare. Ma se Duplantis la tira per le lunghe, allora sarà una bella corsetta alle 11 di sera. Non che non l'abbia già fatta, anzi magari è piacevole e mi concilia il sonno, adesso corro intorno al quarto d'ora. Il mio recupero, Pietro, dunque è questo. Sono riuscito ad aumentare il carico fino a un quarto d'ora di corsa. Sono passati esattamente 5 giorni, 5 mesi, mentre intanto c'è l'inno con Lyles, dall'operazione, e i primi mesi sono stati forse migliori di quanto mi sarei aspettato per tornare a camminare subito. E poi c'è stata una lunga, lunghissima odissea invece con giugno-luglio, quando speravo di poter tornare a correre 5 km piuttosto facilmente. Invece il dolore, il dolorettino c'era, era sotto controllo, ma difficile da togliere. Soltanto adesso, da 1-2 settimane, sono abbastanza sicuro dei miei mezzi per poter lentamente aumentare il carico. Quindi è successo che ho corso ieri, ad esempio, 5 minuti, pausa 5 minuti, ma ho anche fatto 10 minuti continui 3 giorni fa, e 2 giorni fa invece ho fatto una serie di allunghi su 40 secondi con recupero 20 veramente forti, perché sono sceso sotto i 5 minuti a chilometro di tempo complessivo, considerato anche le pause camminando. Quindi e vi do anche ufficialmente la mia prima gara, o meglio, più che una gara sarà un esserci, pubblico che intanto festeggia Lyles, sarà un esserci, il 28 di agosto sarò presente alla gara universitaria qua a Francoforte, sono 5,8 km, e in base a quanto potrò correre deciderò quanto carico potrò sopportare, in base ai segnali che mi darà il mio corpo deciderò se fare
un ventaglio tra gara con alcune fermate, alcune soste, e gara in cui posso corricchiare fino in fondo, o gara in cui posso avere un minimo più di ambizioni. Perché dico ambizioni? Perché la gara universitaria si vince intorno ai 3,50-3,55 km. E più che altro sarà la mia ultima volta da studente, da dottorando, qua alla Goethe Lauf a Francoforte, quindi volevo esserci perché gli anni scorsi non ho potuto mai farla, o perché stavo male, o perché ho clamorosamente cannato l'orario di partenza, come è successo lo scorso anno. Parlando di gare vere, invece... Ah, Pietro, ma la Goethe Lauf a Francoforte, a Ghinheim a Francoforte, è l'ultima cosa dove potresti, come dire, vabbè, magari una bella giornata di piacevole, però non vedrai grande sport. Parlando di gare vere, invece, spero di poter essere in grado di fare qualcosa nella seconda fine settimana di novembre, alla mezza maratona di Livorno. Se non potrò gestire ancora il carico di una mezza maratona, ci sono gare di contorno sui 7 o 10 km. E per l'inverno, qua a novembre in Germania ci sono tante campestri, o meglio, la stagione delle campestre in Germania è a novembre. Spero di fare qualcosa lì, perché non ho mai fatto, ad esempio, una campestre in Germania. Ok, abbiamo detto abbastanza. Vabbè, Pietro, spero che comunque per ora il video che ho fatto sul recupero continua ad essere vero. Non ero così tanto sicuro quando l'ho realizzato, non sono più sicuro adesso. Torniamo a raccontare le Olimpiadi. Duplantis, secondo tentativo ai 6,25 m, record del mondo, Duplantis! E anche lui, quasi come era stato con Obiena, con il filippino Obiena, ai 5,95 m, sembra che si sia dimenticato di essere in grado di farla questa quota, perché l'ha buttata giù per non essersi, gestito bene, non aver preso bene le misure sulla posizione esatta dell'asticella. Sembra veramente tornato il Duplantis con quel minimo di blocco mentale quando siamo alle misure che contano. La mia speranza è che riesca a resettare tutto per l'ultimo tentativo, a questo punto tra circa 5 minuti. Tra 5 minuti sapremo se sarà battuto il record del mondo di Duplantis. È più o meno lo stesso errore, tra l'altro, del tentativo precedente. Se Duplantis riuscirà dunque a battere il record del mondo di 6,24, stabilendolo qua con 6,25 alle Olimpiadi di Parigi, lo sapremo tra qualche istante, ancora 4-5 minuti. Non è poi le braccia tanto, Pietro, perché dal replay si vede chiaramente che le braccia le ha messe perché era troppo in avanti. Intanto tra il pubblico si vede Renaud Lavieni, che non è qui presente come atleta finalista, però ha detto che vuole continuare a gareggiare ancora qualche anno, una carriera infinita da parte del francese. Fanno vedere sul tablet Duplantis dove ha sbagliato. Ha messo le braccia sull'asticella perché con le gambe l'aveva già incocciata ed era necessario per lui spingere via l'asticella per evitare di prenderla di faccia, praticamente col mento. Quindi non sono tanto le braccia, ma l'errore che ha fatto prima. Forse per elevarsi di più Duplantis deve per forza di cose ritarare anche la velocità orizzontale, e quindi insomma in questo momento la parabola cade un po' su se stessa e sull'asticella. Spero che colga l'attimo per partire il prima possibile. Dovrebbe avere 6 minuti di tempo, considerato quello che compare su quel tabellone di fianco alla corsia della rincorsa dell'asta, per poter saltare un'altra volta. Spero che per motivi puramente egoistici ci metta meno tempo, perché vi dicevo, ho dormito pochissimo nella giornata di ieri e devo anche correre stasera, tutto pianificato, certo, ma siamo già a 13 minuti oltre la chiusura ufficiale di questa live, o prevista di questa live. Ad ogni modo, domani la live sarà più corta, ripeto, sarò in diretta a partire dalle 7:30, perché ci saranno poi le semifinali dei 400 metri uomini con Sito. Si toglie un attimo le scarpe Duplantis, fa un po' di esercizi,
Quindi si prenderà tutti questi 6 minuti e allora possiamo tornare a parlare di altro, possiamo tornare a parlare di quello che è il futuro del canale. E per i pochi che sono rimasti, vi do un, come dire, un insight, un aggiornamento che è piuttosto personale, se vogliamo dire così. Non nego che queste dirette olimpiche sono estremamente faticose dal punto di vista mentale. Ho dovuto soffrire un attimo all'inizio il fatto che non ci fosse poi tutto questo pubblico a seguire le gare, ovvero non ovviamente a Parigi o sulla Rai, ma su questo canale molto spesso ho dovuto arrabattarmi per minuti e minuti senza commenti dalla chat, e questo ha un po' aumentato la tensione e l'ansia a livello inconscio, ma l'ha aumentata. Poi, mentre si vede intanto Kendricks con le ferite di guerra della sua gara di Asta, poi fa fatica anche la diretta. Poi c'è stato il grande botto, come era previsto tra l'altro, della finale dei 100 metri uomini, ma appena la gara finisce il video viene buttato giù per copyright, e dunque mi viene anche, come dire, l'ansia di dover capitalizzare per forza su questo. Questo canale vive su questo eterno, il canale del mezzo fondiere, insomma, qua su YouTube, c'è questo eterno tira e molla tra voler fare contenuti come questi, immediati, che mi piacciono. Sono veramente contento quando posso parlare di atletica con voi, e il mio sogno sarebbe anche stato di, magari in un futuro alternativo, di fare il Bragagna della situazione a commentare i grandi eventi dietro una cabina sugli spalti, dentro una cabina sugli spalti. E poi dall'altra parte però c'è anche la mia voglia di fare qualcosa che viva un pochino di più di una giornata, perché video come questi magari possono essere interessanti da vivere in live, ma poi già da domani chi vuole vedere le repliche delle gare certo non se le va a cercare come spezzoni di un video di 3 passaore. È un tiramolla che quindi mi porta a voler fare anche contenuti che abbiano valore col tempo, ma fare contenuti che abbiano valore col tempo vuol dire perderci tanto tempo. Io che faccio un dottorato scientifico sono veramente messo alle strette da questo punto di vista, e questo aggiunge all'ansia e è il motivo forse per il quale ho ritardato così tanto a ritornare con il canale. Perché magari non volevo dimostrare a me stesso che un futuro alternativo a quello che mi sono scelto con questo dottorato era possibile, e non nego di avere tanta invidia verso quello che sta facendo Pillole dell'Atletica. Poi razionalizzando mi rendo conto che ovviamente dovrei avere un futuro un pochino più, come dire, sicuro. Per quanto riguarda il lavoro, con i sacrifici fatti, allo stesso tempo però riuscire a fare un a sposare tutti gli innumerevoli interessi che ho nella vita è difficile, e quando non ci riesco al 100% arriva anche quel poco di insoddisfazione. Quindi ho dato anche quello che è un excursus dentro la mia testa, e tutto quello che ha portato a da ex dottorando e ex streamer, Pietro, mi capisci, ok? Alle logiche dietro le politiche di pubblicazione di questo canale negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Diciamo che la mia speranza adesso è di riuscire a fare tante live quando è possibile, per costruire una fanbase appassionata che sa che esisto, perché l'essere sparito per 1 anno e mezzo praticamente ha fatto dimenticare molti dei 6.000 iscritti della mia esistenza. E cercare anche di fare però un video al mese ben pensato, perché purtroppo le mie ultime uscite, pur se un pochino più low effort, quindi un po' meno sforzo rispetto ad altri video del canale, ma con più frequenza, non sono stati, come dire, seguiti così tanto. Devo semplicemente sperare un po' di più. Duplantis, ci siamo! Cambiamo argomento. L'ultimo salto, 6,25! Record del mondo! Record del mondo! Record del mondo! Cade il record del mondo all'ultimo tuffo, qua alle Olimpiadi, la 6ª giornata dell'atletica leggera. Raymond... Mondo Duplantis, mi dimentico anche il nome, Mondo Duplantis, realizza 6,25 m, l'abbraccio con la fidanzata, l'abbraccio con il compagno di squadra, cameratismo in questo momento, l'abbraccio con la famiglia,
Mondo Duplantis, 6,25 m, record del mondo, il salto con l'asta, ci siamo abituati a questo risultato. Ormai a questi risultati, a questi record, ormai con troppa costanza, ma non ci ha deluso Mondo Duplantis, che fa il giro dello stadio ad abbracciare, in questo caso, credo, il padre allenatore. La gara del salto con l'asta si tinge, oltre che del record olimpico, anche del record mondiale. C'è anche l'abbraccio con Renaud Lavieni, Lavieni che è un po' diventato il padre di tutti quelli che attualmente sono i più forti saltatori con l'asta del momento, e praticamente un passaggio di consegne che c'è stato ormai da molti anni, ma reiterato con questa vittoria olimpica. Duplantis, dunque, campione olimpico per un'altra volta, e adesso anche... campione olimpico per la prima volta, detentore del record del mondo più volte, adesso anche detentore del record olimpico, fa vedere che è semplicemente più forte e che ha ancora qualche centimetro in saccoccia, forse prima della fine della carriera ai 6,30 li batterà. Record olimpico era addirittura 6,03, quindi lo ha obliterato, lo ha annientato il record olimpico, il record del mondo, lo ha battuto di un centimetro, e per una volta ho azzeccato la misura esatta, esattamente però anche come ieri nella finale dei 100 metri, per la mezzo scap nel salto con l'asta, perché anche in quel caso avevo indovinato come, anche in questo caso ho indovinato come altri tre di voi, che questa volta il record del mondo sarebbe caduto un'altra volta e che avrebbe fatto 6,25. Aveva già vinto a Tokyo senza record, Pietro. Ok, allora, ho fatto male ho chiamato male alla memoria il risultato. È vero, il record olimpico era di delle Olimpiadi del 2016, quindi la vittoria olimpica di Duplantis arrivava senza record nel 2021, e adesso arriva la vittoria olimpica con record olimpico e record del mondo nel 2023. Dice che non è la prima volta? Allora, ok, ci pensiamo dopo. È stata una lunga live, abbiamo, dal mio punto di vista, ore di sonno da recuperare. È stata una bellissima gara questa del salto con l'asta, così come quella dei 5.000 metri dove ha vinto Nadia Battocletti. Ma se fatta una certa vi devo cacciare. Ciao atleti, io sono in mezzo fondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.